Allora, dicevo ai moderatori, mi raccomando, carichi, perché questa è una live seria, o almeno ci proviamo a farla seria, e siamo qui con un ospite, è una giovane disegnatrice di Cagliari, dunque continuiamo sul filone delle giovani artisti cagliaritane. Lo so, sono un po' monotematico sul tema Sardegna, ma come potete vedere, tutto il canale è impostato così. Dunque, diamo un bel saluto e un bel benvenuto a Carla. Eccola qua. Ciao Carla. Ciao a tutti. Ciao. La sentite bene? Oh lollo, giusto, oh lollo. Perfetto. Ok. Bel nome. Ovviamente i miei moderatori sono Carlo, Charlie e Carlo là. Dunque, mi Ciao a sa. tutti. Ciao Allora, Dani, ciao Fede Lemon. Ciao Carlo. Ciao Gesù. Ciao a tutti. no, Sono ben comincio. Danila Big D, se ti sei Eh fatta beh. Twitch solamente per vedere questa live, clicca sul cuoricino, cara Dani, così lasci il follow e soprattutto parkour! Lei sa, lei sa. Allora, Carla, presentati. Io ti ho introdotto velocemente, ma dici chi sei, da dove vieni, cosa fai? Beh, hai già detto che vengo da Cagliari, anche se in teoria vengo da un paese vicino a Cagliari, però la zona è quella. Cerco di trasformare la mia passione del disegno in un lavoro, anche se al momento è un po' difficile. I miei studi sono tutt'altro che dell'ambiente del disegno, almeno di quello artistico, perché ho fatto liceo scientifico, ho fatto scienze dell'architettura e design, quindi da tutt'altra parte. Faccio autoproduzione, come potete vedere qui dietro. Si cerca di trasformare un sogno in una realtà, come presumo molti cercano di fare sempre e comunque. Oh, buongiorno, buonasera Andrea, buonasera Anto, come state? Intanto voglio ringraziare prima di tutto Xipro 1990 per il follow, dunque grazie Gianmarco. Poi ringrazio l'amico DJ Evil, grazie Bagai Boomerone per l'host. E poi a tutti i nuovi che stanno seguendo, rinnovo l'invito. Se vi interessa il canale, vi piace il canale, lasciate il follow. Grazie Dani. Lasciate il follow. E sono ben lieto. E se avete Amazon Prime potete iscrivervi gratuitamente qui, lasciare la sottoscrizione al canale mensilmente. Eccola! Ah, Matteo, grande DJ Ivo che si è abbonato. E adesso anche tu avrai il simboletto a fianco col nome con il giardiniere Willy. Prego, Carla, vai pure. Non, puoi ripetere un attimo che c'è stato un disturbo? Dicevo, vai, vai, puoi riprendere il tuo discorso. Niente, praticamente ho iniziato a fare autoproduzione subito dopo l'università, quindi dal fine 2018. Insomma, la pandemia ha stroncato un po' l'andazzo. Perché ovviamente l'anno scorso, come sapete tutti, non ci sono state fiere e anche quest'anno molto probabilmente sarà così. Però grazie a internet, al digitale, cerchiamo comunque di far sentire la nostra voce. Ed è stata anche una cosa positiva vedere il ministro della cultura avere l'intenzione di dare fondi per quest'arte. Che comunque in Italia c'è da moltissimo tempo. Ok, vediamo un po', prima cominciamo un po' se qualcheduno ha già qualche domanda da farti, qualche curiosità, altrimenti partiamo, parto io con le domande. Dunque ragazzi, se avete qualche domanda fate pure, che poi inizio io, e poi più avanti Carla ci farà vedere anche la sua bravura. Sì, a parte i cuoricini che stanno dilagando ormai. Quelli sempre comunque, ragazzi. A che età è nata la tua passione? Dice Danila. Allora, in maniera seria, presumo, cioè è dall'inizio delle superiori, però diciamo che come quasi tutti abbiamo iniziato a disegnare fin da piccoli.
perché comunque lo si usa come modo per insegnare ai bambini a farli divertire, esplorare. Però dal punto di vista serio la mia passione si inizia più o meno fra le medie e le superiori, quindi Ok. diciamo dedicatamente all'inizio delle superiori. Allora, così, visto che più o meno da Nina, non dico che mi ha bruciato una domanda, ma quasi, disgraziata, io ti avrei chiesto, da quanto tempo disegni? Dunque, da quando hai cominciato seriamente? Facciamola così. Allora, seriamente sì, più o meno inizi superiori, anche se diciamo che la scintilla era più o meno verso la fine delle medie, perché mi ricordo il mio professore di educazione artistica che cercava comunque di sviluppare, aiutarmi a far crescere questa mia passione. Però alla fine il punto di svolta è stato alle superiori quando ho letto Keroro e lì ho detto no, voglio farlo anch'io come lavoro Vabbè, questo. tu l'hai letto, io che loro lo guardavo, ogni tanto ho rivisto anche le repliche tempo fa, perché le davano su Sky, dunque, le risate. È stato premiato per anche diversi anni come miglior anime e manga per bambini, tra l'altro in Giappone. In teoria non è nato come manga anime per bambini, perché se tu leggi in manga i primi capitoli, le prime pagine non hanno un target per bambini, non ce l'hanno per nulla. E molte scene sono state censurate in Italia, come Strano, sempre. strano. Tra l'altro poi in Italia non sono arrivati tutti gli episodi, sono arrivati forse alla seconda, terza, forse quarta, esagerando stagione. No, forse la seconda. Alla Adesso non quarta? ricordo più. Allora, su Sky hanno andato fino alla quarta sul canale manga, quando lo davano ancora. Allora sì, verso la quarta, perché a ogni fine stagione c'era sempre un episodio molto importante preso dal manga, Allora, quindi. c'è un'altra domanda del pubblico, mettiamola così. Sin von Karsten, che nome incasinante. Come descriveresti il tuo modo di disegnare? Ecco qua. Questo sì che è difficile. Il mio modo di disegnare è un bel dilemma perché ultimamente, diciamo, se intendi come stile, ormai le varie influenze stanno portando a non riuscire più a mettere un target, un nome al proprio stile. Io posso dire tranquillamente che ho avuto influenze giapponesi, ma dal manga ovviamente, però ultimamente mi sto puntando più sul semirealistico. Alla fin fine quello che viene utilizzato come termine può essere euromanga. Ok, una rivisitazione poi in salsa europea come stile. Sì, perché comunque all'inizio disegnavo degli occhi enormi, davvero enormi, che erano Ok. quasi grandi quanto la testa, non sto scherzando, perché ovviamente prendevo spunto dal primo manga che ho letto, che è Keroro, cioè gli occhi enormi. Ok, sì. Però poi con il tempo e con lo studio li ho sempre più rimpiccioliti per arrivare più o meno a una proporzione decente, un po' più umana. Sì, ok, intanto grazie a Mega Gengar X per il follow. Grazie, ciao. Allora, ragazzi, andiamo. Allora, qui Carlo, Charlie, mi ha bruciato una domanda, così, secco. Due Siamo veramente già sono due. due. Ragazzi, lasciate. Anche Sin ha Allora, siamo, bruciato allora, in una totale domanda. siamo a tre. Allora, Charlie, dunque, fai che come se l'avessi fatta io questa domanda. Grazie Alex. Allora, intanto dice Charlie, ti ispiri a qualcuno in particolare? Allora, in particolare Ni, perché come ho detto prima, le ispirazioni nel Oh, tempo eccoli comunque qua. sono un po' cambiate. Intanto, Oh, buongiorno, grazie, buonasera. ciao a tutti, grazie a Katsugi e Bob per il ride, inaspettato, inaspettato direi. Dunque, grazie ancora. Chi non è iscritto al canale, se lasciate un follow, cliccate nel cuoricino che fa piacere. Shinjuku è malaffare. Questo qua è un compare, è di Olbia. E c'è un nick stupendo. Allora, ragazzi, no, adesso qui stanno arrivando tutti. Facciamo un po' assestare tutto.
Adesso si sente il rimbombo. Ragazzi, ho avuto un problemino di audio. Però nel frattempo l'ho risolto così. Viva Sassari, un cavolo, Alex. Sassari non esiste. Sto usando le cuffie, Vincenzo. Poi a breve, quando avrò più soldi, prenderò anche il... prenderò un microfono come si deve. Alex dice, ciao ospite. Si chiama Carla, Alex. Esatto. Chiamatemi anche Wolfina. Ormai mi chiamano tutti Wolfina. Sì, tra l'altro, sì, tra l'altro è una follower di questo canale. Ok, intanto qui stanno arrivando a salire di follow. Mi sono perso le domande di Carly, Charlie. Vado a recuperare. Ti ispiri a qualcuno in particolare? Poi allora, recupero tutto poi. Ok, allora in particolare, come dicevo prima, ni, perché è un po' un miscuglio. Prendo quello che più mi piace dagli altri, cerco di rivisitarlo nel mio stile o in quello che mi viene più facile da fare. E poi, appunto, c'è il mio stile. Vi faccio vedere un'immagine per aiutarvi, sempre se il computer mi aiuta. Diciamo che fino a qualche anno fa le influencer erano più o meno queste. Poi ovviamente sono un po' cambiate, stanno tendendo più all'europeo, anche allo straniero americano. Ma non americano nel senso USA, americano nel senso molto più largo. Però diciamo che sto guardando anche i francesi, cioè guardo un po' ovunque ormai, perché alla fin fine in questo lavoro prendi quello che ti piace e lo fai diventare tuo. Perfetto. Diciamo che hai più fonti dalle quali ispirarti. Sì, sì, diciamo che di base prendo dallo stile giapponese. Intanto qua il sindaco di Nakano, Kazuya, che ringrazio, ha appena donato 100 bits. Grazie. Ha riusato quelli che ho donato prima io nel suo canale. Tanto. Allora, qui adesso mi sono perso tutte le domande, ragazzi. Allora, hai fatto corsi o sei autodidatta? Sono una via di mezzo, perché ho fatto un corso al Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari, dove come presidente c'è Beppi Vigna, sceneggiatore della Bonelli. Però in linea di massima sono autodidatta. Ho preso qualche corso online che devo ancora finire, però sono corsi piccoli, però sono molto ben fatti, perché sono di Aaron Blaze, che è un mostro nell'animazione, li devo ancora finire. E poi vabbè, studio da libri, studio anche leggendo, perché alla fin fine è anche leggendo che tu studi, guardando anime, guardando film, in generale comunque studi ogni volta che apri gli occhi, perché tu cerchi di vedere come puoi trasformare un'immagine che hai in testa o visiva che hai davanti sul pezzo di carta. Ok, allora, poi vabbè, prima l'hai accennato, dunque è una domanda che devo farti. Hai partecipato a fiere in qualità di disegnatrice e a quali fiere? Allora, come disegnatrice con uno stand tutto mio, ovviamente a quelle SART, quindi Joe Comics dal 2018 e il Sassari l'anno scorso. Volevo fare altre fiere fuori Sardegna nel 2020, però ups, pandemia. Vabbè, a quali avresti... Avevi intenzione di partecipare? Qual era? Allora, avevo l'idea di provare Cartomics, anche se è un investimento molto molto pesante. Quindi che sarebbe stato in questo periodo, tra l'altro. Sì, sarebbe stato in questo periodo, però puntavo più che altro anche sull'ARF. Ho chiesto lo stand al Padova Comics, però essendo una fiera nuova, hanno cercato di attirare artisti e nel farlo hanno attirato un po' troppo artisti, quindi alla fin fine io sono stata tagliata fuori. The Face of Boy dice anche alla fiera di Cagliari a disegnare trattori. Se mi pagasse. Allora, intanto qui stanno cominciando a fare i deficienti a dire Sassari capitale della Sardegna. Ragazzi, che siete lontani, vi lanciate le scarpe, non solo. Sassari non esiste.
Comunque, partiamo col dissing riguardo a Sassari. Sassari è un'idea, mai compiuta. Dunque, è un progetto. Ecco, Danila ti ha fatto una domanda leggera tu, perché io sapevo già l'avrebbe fatta. Prendo la scopa e l'aggredisco, secondo te? I gabbiano col becco. Esatto. Esatto. Poi, facciamo. Intanto, i gabbiani me li immagino. Dice, Alex, vai a cercare il meme. Vai a cercare Gabbiano Wuhu e capirai. Lunedì Era un devono. meme di quanti anni fa, quello. Molto. Tanto Shinjuku Marafai dice: lunedì devo andare a Sassari per fare la prima dose di vaccino. Il problema, caro Shinjuku, che tu andrai a Sassari e troverai nulla, perché non esiste. Ok. Intanto qui stanno spammando i miei bravissimi moderatori poco moderati. Stanno spammando anche i tuoi profili di Instagram. Grazie. Ovviamente anche il tuo profilo qua su. Poi facciamo un altro paio di domande e poi andiamo dietro e ci fai vedere quanto sei brava a disegnare. Che dici? Sì, faccio una cosa veloce perché comunque non abbiamo moltissimo tempo, quindi Comunque. probabilmente o farò uno schizzo di un viso o farò un chibi che sono quelle persone, personaggi deformi, molto piccoli, molto bassi, con la testa grande, tipo quelle statuine, adesso non mi viene il nome. Tipo i Funko Pop. Ok. Esatto, non mi viene il nome. Allora, intanto, sì, Alex dice, Carla top ospite, perché siamo arrivati a 38 e hai ufficialmente a Davvero? livello di spettatori, hai superato Danila. Oddio, ragazzi, grazie. Danila, devi recuperare, dunque dovrei tornare qua. Grazie, ragazzi, davvero. Allora, intanto Danila ti fa una domanda seria. Domande, c'è qualcosa che vorresti disegnare ma che non disegni ancora perché non ti senti all'altezza? Quasi tutto, davvero, perché ho un progetto, anzi ho un paio di progetti vecchissimi, tipo uno che ho iniziato all'inizio delle superiori che ancora non ho portato alla luce, ho fatto solo una specie di capitolo di 24 pagine per 24 giorni comics, che è un evento che in teoria è nato come 24 ore comics. Lì ancora non mi sento molto all'altezza perché sarebbe comunque un progetto medio-lungo. La storia mi sembra che abbia delle falle, io cerco di sistemarle, però anche lì devo studiare sceneggiatura, e lo sto facendo anche quello, devo un attimo vedere come sistemare la storia. Poi c'è un altro progetto che è a carattere LGBTQ, anche lì devo un po' informarmi, ma molto probabilmente invece di farlo diventare un fumetto, forse lo farò diventare un otome game, perché si presta comunque a questa rivisitazione. Poi al momento sto facendo Late Universe, che è un fumetto divulgativo sull'astronomia. Ok. Allora, a questo punto io la domanda te la faccio io. Che tipi di soggetti solitamente tendi a disegnare? Ragazze, donne, perché comunque diciamo che il corpo femminile ovviamente posso studiarlo meglio rispetto a quello maschile, però devo cercare di disegnare anche corpi maschili, però generalmente sì, femmine, magari anche perché voglio essere rappresentata, voglio che ci siano donne forti, donne che comunque si facciano rispettare, insomma. Forse anche per quello che disegno più ragazze che ragazzi. Infatti, Carlo Brunetti dice noi ci piace. Alex dice, infatti che non disegni DJ Evil potresti rimanere scioccato a vita. No, Charlie, nel frattempo l'ho letta. Fa che ridere, era una cosa, ma però Matteo è un amico, però questa cosa ha fatto ridere. Potresti anche disegnare me e l'effetto sarebbe lo stesso, penso. Ci sono persone che conosci e cui vorresti fare un ritratto, ma hai timore di chiedere? Io lo farei a Danila il ritratto, lo sai. Intanto prendo Sì, la. lo Io. sai Scusate che. per la solita cosa, devo prendere l'acqua dal frigo, perché io faccio le live con il frigo dietro. Ed è una cosa tattica. Prego. Posso rispondere? Certo, ovviamente.
Ok, allora, tu non lo sai, però più o meno stavamo parlando di questa cosa dei ritratti qualche giorno fa, quindi, cioè, capiti proprio a fagiolo. In effetti, durante le fiere, soprattutto le ultime, ho iniziato a fare ritratti sul momento. Sono un po' lentina, lo ammetto, perché tendo a voler essere perfezionista, anche se adesso mi sto dando una calmata, perché poi alla fine non finisci i lavori, non finisci i disegni. Se tendi sempre a cercare di essere preciso, preciso, è un loop da cui non esci. Però sì, mi piacerebbe fare ritratti anche per riprendere un po' il disegno su carta, perché io ormai sono quasi tutto digitale. Ormai anche gli storyboard li sto portando piano piano sul digitale, anche se sarebbe meglio farli su carta, non con la matita, con la penna, perché mi aiuta a ragionare meglio, a capire quali sono meglio le inquadrature, le vignette da utilizzare, se è meglio fare una doppia pagina o meno, e tutte queste cose qua. Allora, siccome con questa domanda, diciamo, chiudiamo la prima parte, più o meno, Comunque, di per questa rispondere più chiacchierata. vanilla, nì, ci sono persone a cui mi piacerebbe fare un ritratto, ma ho timore di chiedere, nì, perché diciamo che non ho persone in mente a cui voler fare il ritratto, però mi piacerebbe comunque farli. Non ho una pre persona precisa in mente, però nì, la risposta è nì. Allora, adesso ti faccio una domanda prima di vederti all'opera, mettiamola così. Che attrezzature usi, visto che andiamo a fagiolo? Se vedete qui c'è un piccolo pezzo della mia attrezzatura, questa è una tavola Cintiq 16 che mi è stata regalata dai miei genitori per la laurea, a un annetto, forse 2 circa. È una tavoletta con lo schermo integrato. Se siete all'inizio ve la sconsiglio perché comunque anche se ce ne sono di economiche adesso, prima di avere quel tipo di manualità è sempre meglio partire da carta, anche se fate degli schizzi stupidi, anche se fate cerchietti, anche se fate linea, perché anche quel tipo di esercizi chi lavora ogni tanto li fa perché aiuta a riscaldare la mano. Però lo dicono sempre tutti, iniziate dalla carta e poi passate al digitale. Allora. Perché vi serve comunque la coordinazione e le tavolette con lo schermo non integrato, che praticamente tu disegni ma guardi lo schermo del computer, sono un po' problematiche per via della coordinazione mano-occhio, però anche quelle sono un modo per migliorare appunto la manualità, secondo me. Poi. Intanto, Alex. Fai da bravo, perché altrimenti dovrò chiedere ai moderatori di mutarti per una decina di minuti. Aspetta, Dani, volentieri. mi sono perso. Te lo sei perso, Adesso l'ho letto. Allora, Danira, ti dico una cosa, te l'ho già spiegato anche l'altra sera. Quella parola con la F non si dice. Ok, Francia, francesi non si dice, è una brutta parola. Qui già tolleriamo l'amica, la gnoma che abita in Francia, però la parola con la F non si dice. Charlie, va bene, però speriamo che l'abbia capito. Allora, cominciamo. Carla, facci vedere un po' la tua arte. Vai tu Se con la con... condividi lo schermo, Lo devi magari. fare tu. Ah, giusto, scusate. Intanto faccio così. Eccola qua. Intanto, io qua vedo Fairy Tail, che vabbè. È l'immagine che vi stavo dicendo prima delle influencer. Ok. Quindi questa era la mappa di qualche anno fa, probabilmente qualcosa è cambiato. Per esempio, forse Fairy Tail è un po' diminuito e sono aumentati altri, però diciamo che guardo un po' tutto alla fine. Vabbè, Fairy Tail io l'ho visto lo scorso anno, dunque, a me è piaciuto un sacco. Sono dei pochi che dice che chi piace, perché per adesso mi sono beccato critiche e insulti.
Vabbè. Diciamo che è un bel manga, però la storia diciamo che è andata un po' a calare verso la Sì, fine. ecco, posso, quello lo posso dire. Poi vabbè. Quello sì. Mi manca la saga dei 100 anni, che non esiste nella versione anime, perché ho guardato solo l'anime. Perché di manga lunghi mi basta già One Piece, sono in pari col fumetto. Dunque mi manca solo Fairy Tail e ciao. Allora, prego, fai vedere. Poi nel frattempo io guardo la chat e se Allora. qualcuno ha da fare domande, infatti dicono la parola con la F è frigo. Non è frigo la parola con la F. Il frigo qua è qua e sta benissimo qua e lo possiamo nominare quanto volete. Allora. Sì, Gianmarco, Oda cane. Sì, bastardo di un Oda che ci sta tenendo. Io fra un po' finisco solamente i ripiani dei fumetti perché ci devo mettere solamente One Piece. Più frigo per tutti, giusto. Allora, come stavo dicendo prima, faccio autoproduzione. Queste sono le copertine dei fumetti fatti finora. Quelli in basso sono di una serie che non so se finirà mai, perché comunque la divulgazione, l'astronomia non avrà mai fine, mentre quelli sopra, sono delle one shot, ossia capitoli autoconclusivi. I primi due sono nati anche all'interno della facoltà di design. Mai mi sarei aspettata in vita mia in università di disegnare fumetti per un esame o addirittura per la tesi di laurea. Mai me la sarei aspettato. Ed invece è successo. E invece è successo. Beh, buono, Sì, buonissimo. Vi faccio vedere alcune tavole. Questa è della Foresta del Contadino Speciale, che è in scala di grigi. bello. Poi questa invece del risveglio della guerriera, ho provato a usare i rettilinei, però devo migliorare tantissimo perché probabilmente non li so usare, probabilmente li uso male e non li so usare, quindi devo mettermi un attimo a studiarli. Anche questa è sempre del risveglio della guerriera. Poi bianco e nero, il fancomic su Fairy Tail. Che praticamente l'idea è nata con una scrittrice di fanfiction, carissima amica che si chiama Barbara Redin, quindi cercatela su FP. Praticamente eravamo partiti da una stessa idea e ognuna di noi doveva realizzare un fan work, chi scrittura, chi disegno, fumetto. Quando lei ha finito di scrivere la sua parte, me l'ha fatta leggere e io ero lì lì per iniziare a fare i definitivi delle mie pagine, che erano 18. Ho letto la sua storia e ho detto no, mollo tutto, prendo il tuo testo e ci faccio il fumetto su quello perché è molto meglio come storia rispetto al mio. Ed è nato un volume di 52 pagine. Qua chiedono anche, nomina anche chi ti ha portato dal fandom di Fairy Tail. Oh! Diciamole, Danila, bisogna dire le cose, oh, bisogna dirle. Comunque, Danira non ha ancora lasciato il follow al canale, io mi offendo qua. La prossima volta posso che andare a Burger King, la porto a Sascaffa. Dai, prego. Ogni tanto bisogna anche divagare e fare i cretini, però ci Sì. sta. Poi invece queste sono le tavole di Light Universe, queste sono del primo volume, Poi c'è. omaggio al grande maestro, perché bisogna fare un omaggio al grande maestro, sempre se in live si vede, ok. Queste invece sono del secondo volume. Che curiosità. Light Universe è in parte pubblicato come webcomic, Intanto quindi potete. c'è anche una domanda che poi ti leggo dopo. Vai, vai. Sì, quindi potete tranquillamente leggere i capitoli su Facebook, Tapas e Webtoon. Se volete, se è possibile, non so se ho l'autorizzazione, posso lasciarvi il link free dove Allora, potete. il link non li, mi sa che non li puoi mettere. Te li cancella in automatico. Però Però gira. vabbè, ci si prova, ci si prova. Ti dovrebbe uscire tre asterischi. Esatto. Vediamo.
Allora, giralo a me su Telegram e io poi provvedo io. Arrivo un attimo. Comunque, sono arrivato a 89 follower su Twitch, grazie a tutti ragazzi. Fa la VIP direttamente. Lo fa. Oh, ho sbagliato chat, ops. Ops. Scusate ragazzi. Comunque, lì trovate il link per leggerlo sia su Facebook, sia su Tapas, sia su Webtoon, perché non so, magari gli ospiti che sono arrivati dal raid non parlano italiano e preferiscono la versione inglese. No, sono tutti italiani, tranquille. Sono tutti italiani? Ok, perfetto. Volendo, se siete su Patreon potete supportarmi e con 5 euro al mese potete leggere anche gli approfondimenti di questi capitoli. Allora, Quindi sì. adesso lo puoi mettere il link. Adesso posso? Perfetto. Ah, io sono brasiliano, Non è wow! vero che sei brasiliano, sei sardo, maledetto! Allora, se è di San Nicolò d'Arcidano, hanno l'accento che è simile brasiliano, poi potrebbe Dici Paoli? No, è Monserrato che si dice Paoli. essere. È Pirrese. Sopportarmi, sì, in effetti forse era più giusto. mi sa che ho perso una domanda, adesso Sì, riguarda vediamo il tuo come. nome. La scelta del nickname. Ne ho visto un altro, ne ho visto anche un altro. Ah, sì, era sulle live di disegno. Sto cercando di vedere cosa che non va con la linea, perché come vedete adesso va tutto tranquillo. Apro OBS e non riesco a fare un Ma cavolo. aspetta, è OBS Studio o OBS Streamlabs? Studio. Ok. Che a volte sono anche questi bei programmini che funzionano al cazzo. Quindi appena cerco di sistemare, cioè, riesco a sistemare le cose, potrei anche provare a fare live di disegno. Mentre l'altra domanda era sul nickname, da dove Esatto. deriva? Ciao Sara, bel nick. Sì, allora il mio nickname deriva dal fatto che la C, ok, è la mia iniziale, il 6 è il mio numero fortunato e il 3 è invece il numero perfetto. Però dato che non riuscivo a scriverlo con una sola, diciamo, linea, perché se provo a fare 3 e 6 non ce la faccio, ho messo 6-3 in modo tale che con una sola linea riesco a firmarmi. È molto più elegante. E poi, stranamente, è un numero che compare spesso nella mia vita, ero così. Ah, magari me ne Intanto sto accorgendo solo adesso. Antonio è partito con le freddure, adesso te la leggo. Io sono campano, purtroppo la mia ragazza non mi fa sentire niente. È campana. Dopo questo, è il bot Antonio, perché abbiamo tutti pensato che ormai sia un bot di Twitch che racconta freddure più o meno in tutte le live che segue. Grazie, Mr. Joe, per i complimenti. Prego, facci, vai. Adesso la scena è tutta tua. Quindi alla fin fine il nickname CS3 ho cercato di portarlo ovunque, però in alcuni siti se hai un nick inferiore a 4 lettere non te l'accettano. Quindi se non mi trovate come CS3 mi trovate anche come CS3 Wolf. E anche lì, sì, per quello che si fa chiamare da qui da noi, Wolfina. Esatto, che è un nick comunque che mi ha dato un altro streamer bravissimo che c'è, che si chiama Lupo Marcio. Quindi salutiamolo. Salutiamo il lupo marcio. Allora, cosa ci disegni adesso di bello? Allora, abbiamo un'oretta e mezzo, quindi direi di fare un cibi, così magari riesco anche a farlo faccio sia schizzo che inchiostrazione che colore, perché sono varie fasi di disegno. A seconda di dove lavori e con chi lavori, sono fasi che fai tu, tutte tu, e altre invece in cui magari sono divisi diciamo, i compiti.
Potrei disegnare male perché sono un po' in ansia, quindi Aiuto. permettimi in quel caso. Ma stai tranquillo, tanto so, quando inizierai anche tu a fare streaming, tu ti passa Eh sì, tutto. è per quello che vorrei fare streaming, per sciogliermi un po', per non andare sempre in agitazione quando la gente mi fissa mentre disegno e anche per, diciamo, aiutarmi un po' a sbloccarmi perché il periodo che stiamo vivendo mi ha molto bloccato, moltissimo, più di quanto potevo immaginare. Ma guarda, io ci sono un anno su questa piattaforma più o meno, ho cominciato a seguire gli altri, poi ho cominciato io, così. Tanto per dire, non avevo niente. Poi mi sono partiti mila soldi solamente per... Bisogna avere abbastanza un'attrezzatura decente per fare live Ma soprattutto Twitch. un computer, il computer quello che è più vincolante. Grazie Alex! Alex, mantenga sti spettatori, se no è SSS. Continua il dissing nei riguardi di Sassari, giustamente anche direi. Oh, vabbè, ma che io ancora non ho capito perché c'è questo dissing fra Cagliari e Sassari. È una cosa vecchia, ma molto vecchia. Raccontamela, perché io ogni tanto Allora, sono tutti sardi. sostanzialmente, sono quelle cose territoriali come possono essere Roma-Milano. Diciamo loro, anche sono cose molto vecchie. Praticamente Sassari è sempre stata anche una città abbastanza ricca e Cagliari è sempre stata la capitale della Sardegna, la città più importante, e dunque c'è sempre stato un pochettino di soggezione. In più i sassaresi, nobili fighetti e anche un pochettino spocchiosi all'epoca, consideravano Cagliari e cagliaritani come sostanzialmente come degli africani. Allora, siccome c'è anche un'altra storia che parla di vicende sassaresi, che adesso non mi ricordo bene, dove i sassaresi stessi ammazzavano i loro padri, è nata anche la questione sassarese impicca babbo, dunque impicca padre. E dunque poi tutta la diatriba si è spostata anche a livello calcistico. Infatti Cagliari contro la Torres non potranno mai giocare l'uno contro l'altro, perché altrimenti partono arresti, tafferugli, scontri e violenze varie. Quella è solo una questione territoriale un pochettino del cazzo, che poi comunque rimane un po' come sfottò, ma senza cattiveria. Comunque, se ci sono altre domande, fatele, Sì, no, così ragazzi, no. rispondo mentre disegno, Non, si perché... non siate timidi. DJ, allora, Alex intanto ha donato un altro beat. Grazie Alex DG, ha fatto ieri l'AstraZeneca e gli è spuntata una terza gamba e è diventato di Cesena. Che cretino Alex. Fate domande serie per favore. Altrimenti faccio io qualche domanda. Aspettiamo 2 secondi, tu vai avanti tranquillamente. Daria chiede, disegneresti Sant'Efisio? Che ci fa Sant'Efisio emozionare? nel cuore. Ci fa emozionare. Buona Perché Alessio. no? Una volta avevo provato a disegnare Santa Greca, figurati. Ma così a sclero, Ma su con i carta. mugini. Allora, comunque, domandina per Wolfina da parte di Pai de Lemon. Ho visto che è una grande passione per lo spazio e forse per la scienza. Anche io so che segue Adrian Fartade come me. Da Sì. dove è nata questa tua curiosità? Volevi fare altri progetti a questo tema, oltre a Like the Universe? Allora, prima di tutto la mia passione per le scienze, diciamo che forse ce l'ho sempre avuta. Mi ricordo quando ero alle medie che avevo fatto un quadernino con tutti i pianeti, tutte le schede tecniche dei pianeti, i simboli, dei disegni molto random, perché comunque una bambina delle medie cosa riesce a fare? Alle elementari avevo questo libro gigante sull'universo. Già all'epoca guardavo le immagini di Plutone e Caronte e mi chiedevo: ma se il centro di gravità, il baricentro del sistema Plutone e Caronte è fuori Plutone, perché Plutone è considerato un pianeta? Non può essere considerato un pianeta doppio. Poi l'hanno declassato, però vabbè, dettagli. Diciamo che altri progetti per ora non ce ne sono, nel senso che almeno non di divulgazione scientifica. Poi
Posso dirti però che uno dei progetti che ho in mente ha un po' di caratteristiche CeFi. Quello sì. Però è un progetto che ancora non è partito perché appunto devo sistemare la storia, non mi convincono alcune parti e insomma siamo là. Intanto scrivono Free Pluto. Vogliamo di nuovo Pluto nei pianeti. Bravo Fabio. Pianeta nano. Allora, poi vediamo un po'. Io ti faccio una domanda un pochettino diversa. Hai dei disegnatori o dei mangaka preferiti? Hai già accennato prima forse anche. Sì, alla fine sono quelli che, da cui prendo ispirazione. Ovviamente poi diciamo che questa cosa dei preferiti può cambiare nel tempo, ok? Ok. Quindi per ora mi piacciono, ritorniamo alla mappa dell'influenza alla fin fine. Ok. Perché comunque Hiromashima e Mine Yoshizaki sono quelli che sono i miei preferiti per ora. Ce ne sono tantissimi altri bravi, tipo la disegnatrice di... adesso non mi viene il nome. E ho preso anche spunto per il mio stile con i suoi lavori. Brave Ten, adesso non mi ricordo il nome però. Se qualcuno se lo ricorda in chat scriva pure. Perché io... È una donna, dovrebbe essere una donna. Brave Ten, aspetta, lo cerco io. Eiri Shimotsuki. Okay. Ecco, lei è bravissima, mi sono un po' anche da lei ispirato per lo stile, perché per quanto sia manga tende ad avere delle proporzioni più decenti rispetto a Mine Yoshizaki, per esempio. Insomma, ce ne sono tantissimi, quindi dirveli tutti mi sarebbe anche, come dire... Non sufficiente. Poi vabbè, c'è una domanda di Danina. Quanto è importante a te il parere degli altri? Preferisci ascoltare le critiche o i consigli degli amici, fumettisti ovviamente, o quelli totalmente ignoranti che comunque potrebbero essere potenziali clienti? Allora, considerando che comunque tutti abbiamo due occhi e tutti abbiamo un certo senso del bello, diciamo che accetto consigli e commenti da tutti. Figurati che un mio amico che comunque non disegna mi ha parlato di una cosa che si chiama occlusione, che io non ne sapevo nulla all'epoca, e piano piano l'ho portata nel mio stile e nei miei disegni. Quindi, comunque, se sono critiche e consigli anche da chi non è addetto ai lavori, io cerco sempre di tenerlo in considerazione, perché finché non sono offensivi, finché non fanno tutto io, hanno quell'atteggiamento da tutto io, perché purtroppo ci sono anche quelli, accetto qualsiasi critica, qualsiasi consiglio. Ovviamente anche chi è del mestiere ogni tanto qualche consiglio me lo chiede o sono io a chiederlo, anche se diciamo... Sto iniziando adesso a farlo perché sono una persona abbastanza timida. Chi mi conosce bene sa quanto io sia timida e quanto io non voglio disturbare gli altri. Però piano piano mi sto uscendo dal guscio, mettiamola così. Quindi sì, accetto da chiunque, basti solo che ci sia rispetto e insomma, penso un buon senso. Che non ci siano insulti e queste cose qua. Leggi là, Alessia, non essere timido. Che cacchio stanno dicendo qua? No, Leggi te, io sto disegnando. no, non ce l'ho con te, tranquilla, sto parlando con loro. Che cacchio state scrivendo? Ma okay, comunque, Jesus 33, spero di averlo detto bene. La tua opera di cui sei più fiera o il tuo personaggio a cui sei più particolarmente legata? Allora, opere di cui vado più fiera, è un problema perché comunque diciamo che i progetti a cui sono più legata non li ho ancora realizzati, quindi per ora dico che sono più fiera di Light Universe,
perché è comunque un progetto che vuole mirare a portare sapere divertendosi, perché non so chi qui ha mai visto, guardato, letto, esplorando il corpo umano. Io con quell'opera mi sono divertita e ho imparato tantissimo e spero che sia così anche con Let the Universe, lo spero tantissimo. Personaggio cui vado più fiera, no, più legata, è mio primo OC, OC vuol dire original character. E adesso ve lo faccio vedere prima. Lei si chiama Rashi, del progetto di cui vi ho parlato anche prima, quello che devo ancora sistemare la storia e via dicendo. Aspetta se riesco a trovarla. Qui ci sono i visi. Questi sono i caratteri di gruppo. Dov'è? Scusate un attimo che sto frugando. Vai, vai. Intanto comincia a prendere forma il disegno che stai facendo, i cibi. Non è qua. Mister Joe dice, se faresti un regalo ad Alessio disegnando la sua testa. Ma che cretino. Volendo. Domanda di Danira. Oggi Danira è ispirata. È on fire. Ci piace Esatto. così. Hai mai provato a disegnare personaggi di Marvel tipo Spider-Man, Iron Man, Capo Merda, sottoscrivo anch'io. Nì, nel senso che, ops, scusate, devo tagliare l'immagine. Nì, perché, merda, scusate. Tranquilla. Praticamente, se li ho disegnati sono stati comunque dei disegni regalo, quindi non li ho mai disegnati, come dire, completi, sono stati dei visi, degli schizzi, ma mai un disegno che parte, che fa tutte le fasi. Ma quindi DC, Marvel, non ne ho mai disegnato alla fine. Cioè, guardo molto più che altro la copertura e il colore di quei fumetti, ma non li ho mai disegnati alla fine. Ok. Ritornando all'altra domanda, questo è il personaggio a cui sono più legata. Spiegaci chi è a questo punto. Arashi è la protagonista appunto di questo progetto che ancora non vede la luce, spero di riuscire a portarlo prima o poi, lei praticamente nella storia affronta molte peripezie insieme al suo, diciamo, gruppo di amici, e poi scoprirà nel tempo che il suo ruolo è molto più importante di quello che per tutta una vita ha pensato di avere. Diciamo che il mondo in cui abitano è un mondo alieno rispetto al nostro, dove comunque la tecnologia e la tradizione vivono molto in simbiosi, l'una non esclude l'altra. Sono comunque un mondo in cui la natura, l'energia della natura è utilizzata per la tecnologia. Insomma, devono affrontare un altro gruppo di persone che non si è comportata tanto bene, però se vado oltre, poi sono spoiler. Ok. Perché a parte che sto sistemando la storia, sono veramente tanto spoiler. Intanto Laura Santus chiede: Ciao Laura. quale fase del lavoro ti piace di più? Intende nella realizzazione di un fumetto. Ah, nella realizzazione di un fumetto, mi piace di più probabilmente il colore, perché diciamo che l'ultima fase è quella che finalmente incomincia a dare vita al lavoro. Non sopporto molto l'incrostazione perché mi rendo conto che devo ancora tanto migliorare con il tratto. Inoltre, soprattutto con Let the Universe, è una fase molto delicata in cui devo essere molto precisa. Quindi, oltre al colore, direi probabilmente le bozze, perché lì le linee
per quanto siano brutte, per quanto siano ripassate, ripassate 3.000 volte, ti danno già l'idea del prodotto finito e ti danno quella naturalezza che non sempre riesco a vedere nella fase inchiostrata, purtroppo. Sì, direi il colore. Perfetto. Allora, tu hai una domanda, diciamo, me l'hai bruciata tu dicendo che hai fatto autoproduzioni, giusto? Sì, Cioè, però io ti posso chiedere, c'è una casa editrice con la quale ti piacerebbe lavorare? Allora, sì, ce ne sono varie. Il problema è che non tutte queste magari vanno bene per il mio stile, nel senso che ce ne sono alcune di grandi che sono bellissime, che non hanno come target questo stile. Però altre invece sì, tipo Tata Live, tipo Tor Edizioni, tipo anche la Manga Senpai. E adesso mi sembra sia della Shock Dome, vero? Correggetemi se sbaglio. Diciamo che alla fin fine sì, la casa editrice fa molto, però bisogna anche avere un rapporto umano con gli editori, con gli editor, con gli altri membri della casa editrice, perché comunque molti pensano che sia un lavoro fatto in solitaria, quello del disegnatore e del fumettista. E forse in parte è vero, ma non così tanto come si pensa, perché comunque, come stavo dicendo prima, a meno che tu non sei un autore completo, le varie fasi del disegno sono divise fra varie competenze e vari professionisti. C'è chi colora, c'è chi disegna le bozze, chi fa l'inchiostrazione, chi si occupa solo della copertina, chi si occupa appunto dei testi. Chi fa la revisione, chi fa l'impaginazione, chi il lettering, insomma, a voi a che c'è di lavoro dietro un fumetto? Intanto io ringrazio GS e Fantasos per essere diventato follower. Anche lui, come può vedere, può essere, come sta facendo oggi il gran lavoro di Carlo Brunetti, che ha postato tutti i link dove li possono trovare. Comunque Alessio mi ha scammato il suo simbolino abbonato. Matteo no, perché è il VIP. Il simbolino come quello che ha donato di più e anche uno il first, dunque se fra i primi abbonati, dunque che cosa vuoi? Il first mi pare che sia quello che ha donato di più, non i primi abbonati. No, Poi magari mi sbaglio. vale per gli abbonati anche. Qui non intendo il first è, per il primo o per chi è più abbonato o chi ha più donato. Poi non lo Ok, so. e intanto Kazuya è ritornato Kazuya con donate, dunque donate, levate i soldi, cacciate i soldi, scherzo. Se vi volete dare a me i soldi. Io non schifo, Ma qui non schifa magari nessuno. non Intanto, schifo. allora, qui c'è Danila. Cosa consigli ai clienti quando vogliono chiederti un lavoro ma non hai idee chiare? Penso che questa domanda che ha fatto Danila è una domanda che valga anche per lei. Visto che. Allora, sì, vale anche per lei perché quando si tratta di lavori artistici, ma anche di altri lavori, anche banalmente una casa, molto spesso il cliente ha un'idea di come vorrebbe qualcosa, però poi si scontra con la realtà e la realtà è diversa dalla fantasia. Però a Daniela dice che me non è disegno. lei clienti li sputa direttamente. Cosa che secondo me fa E dopo davvero. questo ultima. Dopo questa, a me non ha sputato in faccia per ora. Mi è andata bene. Attenta che adesso arriva il lama. Parkour. Praticamente parkour anche. Quando è così, faccio moltissime domande.
Perché quando si è confusi, l'unica cosa che si può fare per togliere la confusione è fare domande su domande su domande su domande. Inoltre, capire cosa uno vuole, ma anche cosa non vuole, perché molto spesso volentieri, anche al di fuori di arte, disegno, eccetera, anche nella vita di tutti i giorni, se qualcuno ha le idee confuse, una buona parte di partenza è anche capire cosa non vuole, perché almeno così ti diminuisci la rosa di decisioni e ti aiuta a focalizzarti sulle scelte rimaste, che credetemi, è tanta roba. Intanto vorrei dire alla chat che la mia connessione è al massimo, proprio vola, perché vabbè io la fibra ultra veloce, però se vedete che è lag, il problema non è manco di Streamlabs, è tutto. Prima di cominciare la live stavo seguendo gli amici di Beyond Nakano, anche a me la loro live ogni tanto laggava, dunque il problema penso sia come applicazione. Poi Alex, dai, fai da bravo. Poi, tornando alle cose un pochettino, c'era una domanda di Laura Santus, alla quale sostanzialmente hai già risposto prima. Ora li leggo, magari tu ripeti quello che hai già detto in maniera sintetica. Quali sono gli autori che ti hanno ispirata per raggiungere il tuo stile di disegno? Allora, ritorniamo alla mappa di influenza. Ricordiamo anche Kairi Shimotsuki. Diciamo che comunque in linea generale, poi prendo anche piccole parti di altri autori. Quindi questi diciamo che sono i più importanti, però non ci sono solo loro, prendo anche da altri artisti autoprodotti, altri artisti anche italiani e europei, quindi diciamo è sempre un miscuglio di tante cose, che siano piccole e grandi è sempre un miscuglio di tante cose. Intanto siamo arrivati alla prima ora di live, e direi con 30 spettatori che ci stanno ancora seguendo, va più che bene, direi. Comunque io faccio un appello a un'anima pia. Regalate un abbonamento a Katsuya, visto che è anche il top donator. Regalategli un abbonamento. Se c'è qualcuno che lo vuole fare, lo ringrazio. Poi. Sì, è vero, anche ieri Vincenzo ha avuto problemi con Streamlabs, ha dovuto fare la stream tramite la PlayStation 5. Avete team? Avete Come? team come connessioni? Dico a chi ha problemi di linea. Ah, ma io ho Vodafone. Dunque. Ok. Comunque, No, cazzo. perché tempo fa c'era un problema su per chi aveva team come operatore. Sì, lo so, basta chiedere a DJ Evil che ha avuto diversi problemi con la team. Comunque, Kazuya, ti sei iscritto addirittura col Prime. Ma grazie, ma grazie. Kuka, date una birra a quell'uomo immediatamente. Tra l'altro, Kazuya, che ore sono a Nakano? Visto che Kazuya abita a Nakano in Giappone. Così nel frattempo. Cavolo. Stavo aspettando il momento giusto per farlo, non mentre Carla disegna. Ah, ecco, non voleva disturbare. Ma No, no, figurati. tranquilli. Più che altro, se ci sono domande, leggile tu Vedi, perché Kazuya dice, io. sì, tanto anche Kazuya dice, ora di una birretta. Kazuya, verrà il giorno che riuscirò a venire in Giappone, allora ci faremo una bella gara di mini 4VD. E ci berremo tante birre insieme. Quello è più che sicuro. Sì, Charlie, poi casomai questo lo vediamo insieme, tutte queste cose, una di queste sere, perché già ho provato ad aggiungere il SO tramite un tutorial e non ci sono riuscito. Non so perché, ho fatto le prove offline e non me lo mette. Dunque, devo anche studiarmi questa cosa. Così evitiamo di usare il non so brevettato da Vincenzo. Allora, intanto abbiamo, io devo scappare, grazie mille per l'intervista e complimenti ad Alasto per l'intervista e a Wolfina per i visi di segna, alla prossima. Grazie Pai The Ciao! Lemon, grazie, grazie, grazie.
Poi quando puoi recuperare poi la live. Infatti, tanto dopo ci sarà il VOD. Poi ho letto una domanda di... Allora, c'era una domanda di Danila forse, che la chat comunque sta andando anche molto oggi. Danila, se avevi fatto una domanda, per favore ripostala. I lati negativi di questa passione, eccola qua. Lati negativi è che non tutti riconoscono questa passione come un lavoro, soprattutto in Italia, ed è un peccato perché comunque gli artisti italiani sono sempre stati apprezzati nel mondo in generale. Grazie, E Pai infatti Delemo. Sì, dici, vai. Insomma, quindi anche non avere questo riconoscimento dalla società porta anche a non avere un riconoscimento anche dal punto di vista economico. Quindi molto spesso chi vuole trasformare questa passione in lavoro non ce la fa e quindi la tiene come passione, ma non la trasforma in lavoro, che comunque tu devi vivere. È inutile che ci prendiamo in giro. Può piacere quanto ci vuole, però se non hai soldi per comprarti il pezzo di pane, poi ovviamente ti butti su altro. Cioè la tieni come passione, ma ti butti su altro. Tu conta che ci sono streamer di fatto di professione che nell'elenco dei lavori dello Stato italiano, non essendoci come professione lo streamer, si sono ritrovati improvvisamente a dover pagare non so quante tasse Come come artisti, artisti. sì, come artisti, perché lo streamer in sé come, non è riconosciuto da come lavoro. Dunque, il Insomma. produttore di contenuti non è equiparabile a qualsiasi altro lavoro, soprattutto se lo fai online. Dunque, se devi registrarti sia per la partita IVA come artista. Non conviene comunque, da quel che vedo in giro non conviene. Cioè tutti. Cioè, anche chi fa altri lavori non artistici, qui in Italia sconsigliano di aprirsi la partita IVA, lo sconsigliano, perché è un salasso alla fine, è un salasso. Quindi è un bel macello, cioè servirebbe un riconoscimento adeguato dallo Stato alla fine, Meno male perché che io... nel momento in cui lo riconosce lo Stato, anche la società piano piano incomincia a riconoscerlo. Tu conta che io fortunatamente un lavoro ce l'ho e questo e provo a fare le stream su Twitch, ma giusto per diletto, perché è una cosa interessante, più che altro mi piace di più andare a vedere quelle delle altre persone, però anche a me non dispiace. Quali sono gli autori che ti ha ancora? Laura Santos, se l'hai già chiesto. E ti ha anche risposto. Hiromashima, Mine Yoshizaki, Keiichi Shimotsuki e Shigenori Shoejima sono i principali. Ok, Laura, credo che adesso ci sei. Ok. Poi adesso, raccontaci un po' di questo disegno, dai, come sta andando quello. Sono alla fase di inchiostrazione, spero di farcela, perché comunque è la fase che per me è più delicata, perché in teoria tendo ad avere un tratto molto, come dire, peroso, quindi tendo a dare quella morbidezza, naturalezza dello schizzo, ma quasi, quasi sempre non ce la faccio, e un po' mi dispiace. Ed è la fase in cui appunto si ripassa, o si cerca di ripassare le linee dello schizzo, che è quello rosso in semitrasparenza. Ok, tanto Laura Santos dice, avevo copiato la domanda sbagliata, tranquilla Laura. Tranquilla, tranquilla. Allora, quali sono, però ti chiedo, adesso ti fa una domanda diversa, quali sono i pro di essere autoprodotta e quali contro?
Allora, i pro di essere autoprodotta è che è tutto sotto controllo, nel senso che tu decidi a quanto rivendere il fumetto, tu decidi a chi farlo stampare, tu decidi se vuoi stamparlo in bianco e nero o a colori, perché appunto tu sei l'artista e decidi anche quello. Decidi anche la storia, è tutto veramente sotto controllo, cioè dall'inizio, quindi dalla fase progettuale del disegno fino alla stampa, fino alla distribuzione, eccetera. Di contro, però, è un lavorone enorme che non sempre una sola persona riesce a fare, perché devi stare appresso ai social, devi stare appresso alle richieste dei clienti. Devi andare a destra e manca per le fiere, e se sei una povera disgraziata disoccupata come me, non sempre te le puoi permettere, o comunque devi fare enormi sacrifici per farle, e quindi magari eviti di fare investimenti sull'attrezzatura pur di andare in fiera. E poi appunto la distribuzione è il tasto più dolente, perché per quanto ci sia internet e per quanto tu puoi anche provare a fare un tuo shop online, non avrai distribuzione che ha un editore, e anche loro ogni tanto hanno difficoltà, quindi diciamo che il tasto dolente è quello di dover fare più di quello che vorresti fare, perché uno che si autoproduce alla fine lo fa sia per avere tutto sotto controllo, ma anche perché magari non trova qualcuno che lo pubblica, o magari trova qualcuno che lo pubblica, ma non gli vanno bene le condizioni, e quindi dice no, a questo punto fu da me. Allora, intanto, grazie Sebastiano per il saluto di essere per essere passato. Ciao! C'era una domanda prima di Lu19, che prima mi sono perso, che adesso la recuperiamo subito. Andresti fuori dalla Sardegna se ti offrissero l'occasione di lavorare per una casa editrice? Premesso, adesso sono tutti in zona rossa, noi arancione da lunedì, dunque fuori dalla Sardegna non ci può andare a prescindere, dunque lavorerebbe in smart working, però la risposta adesso seria ce l'ha da lei. Allora, praticamente dipende da che tipo di lavoro devo fare con l'editore, perché in linea di massima sento comunque per i fumetti, ma presumo anche questo per l'editoria classica letteratura, tu se sei uno scrittore o un disegnatore o comunque uno che lavora sul pezzo, sul prodotto, sulla parte creativa del prodotto, poi devi inviare e mandare il lavoro online o comunque con una chiavetta, e poi sarà la parte di grafica della casa editrice a occuparsi dell'impaginazione e di tutte quelle coperture che in teoria, come abbiamo detto prima, un autodotto farebbe. Ok, poi, sempre Laura Santus. Ecco. Se mi dassero dei soldi, un alloggio e insomma, se avessi il culo parato, mettiamola così, culo parato, un stipendio che mi permette di avere un'indipendenza, io andrei, però per come sono le cose, anche fuori dalla pandemia, non c'è bisogno adesso di uscire come magari altre volte, Carla. perché da quando c'è internet e da quando. Sì? Che Si è persa la succede? connessione della tua webcam. Ok, adesso c'è di nuovo. Perfetto. Dicevo, No, sull'andare fuori, se ti chiamassero. Se avessi tu il culo se parato, mi ci andresti. chiamassero, sì, se avessi il culo parato, ci andrei della serie. Io lavoro, ho lo stipendio che mi permette di avere una vita indipendente senza avere appunto altri che mi aiutano a arrivare fino al mese. Andrei. Però, come stavo dicendo prima, per come sono le cose durante la pandemia, ma anche prima, da quando ci sono i computer, da quando c'è internet, non se ne sente più il bisogno di stare in sede, ok? Perché so di altri disegnatori fumettisti che lavorano per l'America, lavorano per la Francia, o lavorano anche per altre case editrici che non sono della loro zona. Non c'è problema, tu lavori da casa o in uno studio tutto tuo,
E poi mandi materiale. Non c'è più quell'esigenza di stare in sede. C'è questa esigenza nel caso di case di animazione, forse, o appunto di grafica. Però Poi abbiamo una. Poi, adesso con internet è molto più semplice. altra domanda sempre di Laura Santos. Oggi anche lei, dopo Daniela, quella che ha fatto più On domande. fire! Riguardo, ecco, la risposta del pubblico è migliore online o quella face to face in fiera? Allora, considerando che io ho anche pochi follower online, non arrivo manco ai 400, è una bella domanda perché non saprei. Ti posso dire che fuori Sardegna, il modo in cui l'interazione fra artisti, autoprodotti e pubblico è un po' più vivo e vivace, è molto più coinvolgente. In linea generale, probabilmente forse più online, perché comunque sento anche persone che non sono italiane, che mi fanno i complimenti, per esempio anche per Latte Universe, mi hanno detto ah, grazie per aver fatto questa opera perché sto imparando qualcosa, mi sto anche divertendo, che era appunto il primo obiettivo A per questo Latte Universe. punto, beh, visto su un fumetto del genere, non dovresti mandare a dargli una fartata. Allora, c'è una storia dietro sta cosa. Adrian Fantade è venuto 2 volte in Sardegna per uno spettacolo a Quartu. Sì, lo so, tanto E io vicino a sono casa andata. mia. Non sono potuto andare. Io invece sono andata sia l'anno scorso sia l'anno prima. L'anno prima ancora, quindi la prima volta che l'ho incontrato qui in Sardegna, che l'ho incontrato anche a Lucca. La prima volta che l'ho incontrato qui in Sardegna, dopo lo spettacolo, sai come fa? Rimane un attimo per firmare i libri, chiacchierare un po' con il pubblico. Ok. E in occasione di questo momento, anzi no, prima, bugia, prima dello spettacolo, mi sono avvicinata e gli ho dato una copia del primo volume di Latte Universe. L'anno dopo che è arrivato, gli ho chiesto se l'avesse letto. Secondo te l'ha letto? No. Non l'ha ancora letto. Dimenticato. Praticamente a parte che Adrian è una persona che ha la testa fra le nuvole, chiunque lo conosca sa benissimo di cosa parlo, perché sono anche loro che me lo dicono, o comunque chi lo segue da più tempo di me l'ha notato che ha questa tendenza a perdersi fra le nuvole. Diciamo che fra quello e il fatto che stava lavorando al terzo libro, su quello sugli asteroidi, adesso non mi Ok. ricordo il titolo, non ha avuto proprio tempo, perché comunque quando scrivi un libro sei lì focalizzato a fare ricerche su ricerche su ricerche su ricerche e poi scrivi, quindi non ha avuto proprio il tempo di leggerlo. Chi lo sa se mai lo leggerà, boh, lo scopriremo nella prossima puntata. Tanto, The Face of Boy dice, rimane un attimo, poi se non gli dicono che sta chiudendo tutto, non la smette più. più o meno. No, non la smette, non la smette, lui è Ma anche le sue prontissimo. live su Twitch, quelle che fa di notte tarda, sui lanci della NASA, queste cose qua, ultimamente con SpaceX principalmente, se non fosse che è stanco, che non staccherebbe mai. Poi c'è una domanda di Non Sara ha mai Abol. imparato. C'è un progetto a cui hai lavorato che ti ha divertito di più da realizzare rispetto agli altri? Mi sono divertita di più. Probabilmente è stato il fancomic di Fairy Tail, perché lì ho avuto la possibilità, diversamente da altre opere, di avere un confronto costante con qualcuno. Quello è stato molto bello, molto divertente. Se poi parli in generale, no, vabbè, in generale non trovo paragoni purtroppo. Intanto, The Face of Boy dice che il libro era come acchiappare un asteroide. Sì, esatto, quello. Stava Adesso. lavorando a quello e quindi cioè, è un tomo così. Ma ha avuto sicuramente manco il tempo di riposarsi. Ma Però un po' mi è dispiaciuto. Daniela, fai da brava.
Che hai fatto? Che ha detto? Lo posso dire. I sbirri furri si chiamano sburri. Danila, ti adoro. Danila mi vuole far bannare, secondo me. O comunque. Vabbè. Oh, yeah. Avete altre Altre domande? domande? Prima. Dai ragazzi. Perché se no Ecco, proprio hai li butto lì. detto, ti dicono, hai detto prima quando hai iniziato a disegnare, ma ti chiedono quando hai iniziato ad essere interessata a studiare di spazio e astronomia. Probabilmente dalle elementari. Probabilmente dalle elementari perché appunto mi hanno regalato questo librone enorme sull'astronomia e me ne sono appassionata. C'è mia zia, madrina anche di battesimo, che dice: "Ah, la passione per il fumetto te l'ho data io." Ma più o meno ci può stare perché in camera sua ci sono dei suoi disegni che a me piacciono tantissimo. Sono in bianco e nero con questo tocco di rosso sulle labbra. Io sono innamorata di quei disegni. Però poi Cazzuto. dice, ah, anche per l'astronomia, se non fosse anche la passione per l'astronomia la devi a me. Ho detto, dove? Che tu astronomia zero, proprio zero. E poi comunque anche mio nonno che mi ha regalato un telescopio per il compleanno, Poi vabbè, da uso. c'è una domanda di Kazuya, che tra l'altro posso dire che è scemo, perché è scemo quando ci si mette. E poi ha solo un difetto lui. È di Treviso, però dice: ma quindi Carla sta disegnando una fidanzata per Alastor? No, No, ecco, sai che è no, così, no. no, questa è Luce della protagonista appunto del progetto di divulgazione scientifica. Non si può dire in live. Mi devo dissociare da quello che ho detto. Dai, si stava scherzando comunque. Dunque, oh, dai, scusate. Queste comunque, dai, l'inchiostratura nel frattempo sta andando. La S Word. Nice Esatto. word, class. Comunque, l'inchiostratura sta andando. Cosa gli manca ancora? Manca tutto il corpo, io lo so. Io, allora, l'incastrazione è la parte che meno sopporto e che meno mi riesce a essere veloce. Cioè, con il colore sono, non dico una macchinetta, ma quasi. Con l'incastrazione invece sono lenta, Intanto, lenta, Carlo lenta. Brunetti chiede se io ti passassi il mio disegno, lui a me, che feci qualche anno fa, Carla potrebbe dare un giudizio e dirmi quali errori ho fatto secondo lei? Volentieri. Certo. L'importante è che poi non te la prendi dal giudizio, perché io cerco di essere comunque, come dire, schietta e diretta. Se tu accetti il giudizio, ok, se no, Allora, come ti ho niente. detto, Carlo è il mio graphic designer, come si dice, proprio, è quello che ha creato tutti i vari simboletti degli abbonamenti della live del canale e il logo dei punti del canale e tutti i layout di questo canale. Ovviamente, e non solo di questo canale, anche di altri. L'unica cosa che il ragazzo è bravo, molto anche, ma non si fa pagare. Ha detto Ti sto guardando male, Carlo. Male, malissimo. Fatti pagare, che. perché Visto? se tu hai fatto queste grafiche, dovresti far pagare. Allora Vincenzo, allora dovresti denunciare anche il DJ Evil, se non sbaglio anche Tommaso, perché agli inizi le ha usate, perché le usa anche lui, o le usava. Pagatelo ragazzi, perché anche il lavoro di grafico è sottovalutato. Esatto, Noi abbiamo la grafica ovunque nella nostra vita, solo che non ce ne rendiamo conto, anche tra l'altro, quando siamo DJ sul Evil lavoro. aveva promesso le piadine a Carlo come pagamento. E non gliele ha mandate. Ah, vedi. Dunque, DJ Evil, braccino corto, tirchio. Pronto? E sei genovese?
No, è di Ravenna. Tra l'altro è un finto romagnolo, però questi sono dettagli. Cazzuia. Vabbè, che ha chiesto a Caro se spacciasse anche altro. Oltre che sono le Vabbè. grafiche. Allora, ecco qua. Carlo mi ha mandato i disegni, che però sono fighi, ti dirò. Però io non sono un esperto, li mandiamo all'esperta. Nel caso, Carla, visto che stai condividendo lo schermo, e poi dopo li condividi, li vediamo tutti insieme. Allora, prendo la foto che mi hai mandato. Dici, Carlo? Guardiamo tutti insieme direttamente? Così Ho guardato, ti dice. dimmi te. Posso farlo anche in privato, però me lo devi dire te. Se Carlo ci autorizza, facciamo. Anche adesso. Ha detto che va benissimo. Ok, allora. Prendo questo. Ok, allora. Vai. Aspetta che cambio colore allo sfondo, che io non ce la faccio con questo bianco. Allora. In linea generale non è male, mi piace la colorazione. Da gonna non mi convince tantissimo, perché sì, ok, è sollevata, però qui cosa c'è? Perché cambio qui, cosa c'è? Cioè, è dritta, eh. Cioè, cerca di usare una curva. Poi su questa curva fai le pieghe Dai, Charlie, ti perdono. e poi cerchi sempre di usare una curva in modo tale che dà la sensazione del vento. Perché da quel che sembra comunque o sta saltando o comunque c'è del vento che arriva da questa direzione, quindi sta tirando la gonna. Questa doppia curva qui non mi pare abbia molto senso. Perché tu hai la maglietta che arriva da qui. Anzi, c'è anche un errore qua, perché la spalla è qui. Ok? Quindi dovresti aumentare un po' la maglia. Il davanzale. No, vabbè, il davanzale di per sé non è fatto malissimo, però è un po' sproporzionato e mi va bene che non abbia fatto quello che fanno in molti, questo non fatelo a casa, di far sì che il tessuto faccia questa cosa. Ragazzi, no, no. È una maglia, quindi il tessuto viene tirato da questa parte e questa parte, quindi non fascia il seno, non è un reggiseno, è una maglietta. Quindi questa parte va bene. Vediamo un attimo. Qui non mi convince tantissimo la spalla, mi sembra un po'. Non mi convince il braccio. Perché prima sembra. C'è la mano che sembra frontale e poi il braccio invece è quasi di lato. Quindi o fai la mano frontale con il braccio un po' in prospettiva, quindi c'è la mano che copre il braccio e poi qui c'è il resto. Oppure fai la mano non frontale ma leggermente spostata, quindi qui si vede parte del palmo, qui ci sono la parte delle nocche. Intanto Charlie chiede a che gusto è il gelato. Mi sa così. Cosa si direbbe? Un magnum sembra alla frutta. Quindi si vede molta più parte del polso, perché qui non del palmo, qui non si vede quasi nulla, quindi
Basterebbe forse spostare queste dita di poco. Qui c'hai la nocca e il gioco è fatto. Poi, vabbè, un gelato è qua. Allora, ti fanno una domanda. Quali consigli daresti a una persona che vuole iniziare a disegnare? Come dicevo prima, sicuramente iniziare prima a disegnare su carta, a studiare l'anatomia, a studiare la geometria, perché sembra strano, ma se non sai disegnare la geometria, che banalmente un cubo, un cerchio, un prisma nello spazio, è difficile che riesci a disegnare un corpo, perché poi ci sono le prospettive. Quindi sicuramente studiare e disegnare su carta, se avete la possibilità, studiate nei corsi e prima di fare i corsi andate a chiedere non solo agli insegnanti, ma chi prima di voi ha fatto quel corso, perché sento spesso volentieri ragazzi che hanno fatto corsi e poi dicono non mi ha dato tanto. Pensavo mi avrebbe dato di più, oppure altri che dicono no, è andato bene, il problema è poi il lavoro dopo, perché Intanto, magari sono anche scuole importanti e famose e poi il lavoro boh. ringrazio Katsuya per lo status su Instagram, sul profilo di Beyond Nakano. Nel frattempo che lui monta la Mini 4VD, e ringrazio dei Face of Boy che ci saluta, che deve passare, e anche lui baci e abbracci Mini 4VD sempre, sempre Mini Ciao Andrea! 4VD. Diceva che praticamente Katsuya ci sta guardando la live e nel frattempo monta quella bellissima Emperor Gold. Bellissima. Non so cosa hai visto. Katsuya, non forarla. Quella è la collezione più che altro, non forarla. Intanto qui il disegno di Carla va avanti, sei passata diciamo alle Devo anche velocizzarmi perché sono già in mezza e sono lenta come non so che cosa. Io l'inchiostrazione non la sopporto tantissimo, ragazzi. Intanto io mi accendo la nuova lampada, è piccola, non so se così la vedete. La vedete? Questo è questo cubo, che è così. Ecco qua, c'è la luce che... Ecco qua. Se vedete, figata. È il cubo di Super Mario. No! Katsuya, no! Mi piange il cuore solo all'idea. Comunque, dai, nel frattempo che cacca. Allora, io a qualche altra domanda ce l'ho per Dai, vai. Carla. Allora, vabbè, una è già andata perché comunque è uscita dalla chat, dunque non la faccio nemmeno. Allora, bla bla bla, da quali autori vorresti ricevere consigli e quali vorresti conoscere? Allora, diciamo che alcuni consigli da autori. Prolitto Carla. Alcuni consigli li ricevo già da persone da cui vorrei riceverli, perché sto cercando di imparare a andare a rompere le scatole. Per me è tanta roba perché non sono abituata a farlo. Però mi piacerebbe comunque sentirli da professionisti molto più grandi di me, sia come età, sia come volume di utenza, mettiamola Ok. così. Cioè, quelli un po' famosi. Sì, un po' famosi, anche perché mi piacerebbe sapere il loro background, nel senso che come sono arrivati a fare quello che stanno facendo ora, perché molti, quasi tutti, vedono più che altro i successi delle persone e mai la fatica. Mai i sacrifici dietro a uno status sociale, che può essere appunto essere famoso, essere ricco, avere una casa, avere una macchina, avere una famiglia. Però per arrivare a quella roba, dietro c'è il mondo.
Guarda, per riguardo lo status della famiglia si può anche ovviare. Esistono i gatti. Adesso Esistono i gatti. per fortuna adesso è così, ma io dicevo in generale perché comunque per molti è ancora uno status simbolo. Ma guarda, a me ormai a 30, quasi 36 anni mi chiedono quando ti sposi, quando metti su famiglia e due coglioni. Mi sto divertendo adesso più di quando ne avevo 18. Perché mi devo rovinare la vita? E questo non significa che chi mette su famiglia si rovina la vita o chi si No, sposa, no, questo eh. È il no, mio non punto di sono vista, d'accordo. preferisco divertirmi finché posso. Quello per fortuna Mi non lo divertirà. stiamo Poi dicendo, il non stiamo divertimento vero dicendo. arriverà quando finirò di pagarmi le rate che ho. Quello sarà fra non molto. Allora da lì sarà ogni sera no, caviale no, perché mi fa schifo. Bottarga e champagne. Ti tratti bene, signorina. No, mi fa schifo anche lo champagne in verità. Dunque, bottarga e prosecco. I gatti. Sì, Sara, so, il mio è giù, che è un bellissimo gattone nero. Di nome Salem, tra l'altro. Dunque, sono gattaro. Grazie, Katsuya prova. Grazie, sindaco, so sapevo che avrebbe provato. Allora, vabbè, questa è una risposta che va oltre l'argomento. Katsuya, sì, è vero, in Italia si trova tanto sulle mini, ma molte cose speciali che escono in Giappone rimangono solo in Giappone. Te lo dico. Vero, Esatto. vero. Tipo quella che ha lui. Quella che sta montando lui. Qui non arriverà mai. E se arriverà, arriverà fra secoli. Comunque, allora, siamo alle 17:33. Un'ora e mezza di live che è volata la live, devo dire sinceramente. Sì. Poi, se dobbiamo sforare di qualche minuto rispetto alle 2 ore che avevamo preventivato, non è un problema. Poi, Guarda, la fase di colore sarà quella più veloce. dunque, Conta che devo arrivarla a quella. poi va bene. Intanto andiamo avanti con le domande. Altra domanda. Beh, forse te l'hanno già fatta, io te la rifaccio, perché sono rincoglionito e ho l'Alzheimer. Quando hai iniziato a pensare che il disegno sarebbe potuto essere il tuo futuro? Allora, il mio futuro non lo è nemmeno adesso, quindi. Per ora non è il mio futuro, nel senso che, come dicevo prima, essendo non considerato un lavoro come tanti altri, non c'è riconoscimento, quindi non riesco nemmeno io a vederlo come futuro. Infatti, chi mi conosce bene, come in quest'ultimo periodo, stia cercando lavoro. Cerco sia in questo campo che in altro. Anche perché con i tempi che corrono non posso fare, come dire. Sì, vabbè, il Covid ha dato una bella ammazzata a tutti quelli che speravano di fare altro nella vita, diciamo. Hanno dovuto ridimensionare le loro aspettative. Mettiamola È così. di molto anche, infatti la cosa mi sta un po' pesando. Quindi per ora non è nemmeno il mio futuro, non è nemmeno adesso il mio futuro, spero lo sarà. Il prima possibile perché adoro fare queste cose, ma ho bisogno di vedere un attimo una stabilità e un equilibrio che il Covid non permette di avere. Poi, vediamo un po'. Io aspetto sempre ancora qualche domanda dalla chat. Dunque, ragazzi, ho visto che oggi siete stati non attivi, di più, soprattutto non siete stati timidi. Dunque, se avete domande, andate, fate pure. Altrimenti continuo io. Poi vabbè. Se mi brucio le ultime domande che mi sono dovuto preparare, perché quelle cose si fanno seriamente. Me le brucio, poi tanto qualcosa me la tiro fuori, no? Come domanda, non è un problema. Allora, aspetto un secondo, nel frattempo ammiriamo Carla che ormai si sta avviando a completare l'inchiostratura, ormai non le manca più tanto. Non arrivano domande. La domanda, diciamo, tu anche questa hai già in parte risposto. È difficile emergere nel mondo del fumetto, in questo mondo.
Allora, è difficile perché uno, siamo tanti, voi non avete idea di quanta gente cerchi di entrare. Due, siamo diversi, nel senso che magari per alcune cose uno stile va bene e un altro no. Quindi anche quello può aiutarti o può farti diventare la vita difficile. Perché se hai uno stile molto particolare, non so quanto che può essere difficile farsi accettare dagli editori o comunque anche dal pubblico. Poi comunque anche la globalizzazione non aiuta, cioè da una parte aiutato, da una parte no, perché adesso non è che competi solo con chi è del tuo paese, adesso competi con tutto il mondo. E in tutto il mondo c'è gente tanta brava, ma tantissimo. Allora, poi, cioè la chat si è addormentata di Mi colpo. sa un po' tutti, mi sa un po' tutti. No, tranquillo Carlo, vai. Charlie, quella è un'altra mia domanda, è quella di chiusura. Dunque, non esiste, non la leggo. Perché è la domanda che faccio sempre a fine live ormai. O spesso e volentieri a fine live. La vuoi bruciare così, grazie. Sono sveglio e mi sto montando la mia. Sì, lo so, cazzo mia. Siete in lurk, tranquilli, lo faccio anch'io. Quella che in Italia non arriva. Ho capito, maledetto cazzo mia che mette il dito nella piaga. Dani, tornata Daniela. Ancora! Cosa fai se ti entro per il cane in bagno? Vince, io probabilmente scappo. Invece, Daniela, se dovesse trovare un gabbiano, un pellicano dentro casa, farebbe parkour e scapperebbe via dalla finestra. Perfetto, mi fa ridere. Chi non lo sa, Danira, che è stata qua ospite quando abbiamo parlato di fotografia, e anche, come avete potuto vedere, chi mi segue su Instagram dai video, nelle mie storie, è anche una bravissima atleta e fa parkour in maniera oscena, direi oscena. Oscena, forse il termine è giusto. Vedi, Charlie ha colto amanti di The Office, bravi, esatto. Danila soprattutto è amante di The Office. Non lo sai, Carla, ma Danila si è fatto l'account su Twitch perché? Per scrivere in chat durante la tua live. Grazie. Cazzuia che se fa davvero parkour. Vabbè, pensavo nella. Cazzuia, non hai visto? Hai visto le foto? Danila è quella che fa la fusione su Instagram nelle mie storie. Non so se sia stato tuo Bob a rispondere alla storia. Però è lei, quella con i capelli neri. Aspetta, allora, adesso facciamo la verifica. Allora, qui c'è Kazuya, Alex, Yuma, Shinjuku. No, c'è, Danila c'è. Non mi perculare, Charlie. Adesso ho controllato. Anzi, così faccio. Sono stato io, mi avete illuso. Sono stato io. Allora. Comunque, raccontaci un po' adesso dei dettagli di questo disegno. Lei è Luce, la protagonista appunto di Latte Universe. In questa forma chibi, volevo rappresentare la forma fotonica della luce, perché la luce, per chi non sa, è una onda elettromagnetica, ma allo stesso tempo è anche una particella, nel senso che è un dualismo, appunto, onda-particella. E la particella è il fotone. Quindi diciamo che nella sua versione grande, luce è appunto è enorme, è grandissima, cioè questi capelli quasi ondulati, grandissimi,
Mentre quando è in versione appunto cibi fotonica è molto più sportiva, ha i capelli legati per appunto simulare anche la velocità della luce, meno quando è fotone va più veloce, in teoria non è che va più veloce, per dare l'impressione che lo faccia. Io Ok. queste braccia non riesco a farle. Allora, vediamo un po'. Allora, questo. Oggi le braccia non mi escono. Dai, questa è una domanda in cui mi aspetto anche una domanda semplice che potrebbe avere una risposta complessa. Ha mai avuto ripensamenti? Ripensamenti no, quello no. Vorrei tantissimo che questa mia passione diventi un lavoro, però è problematico perché appunto. Fra la non accettazione da parte della società, fra il problema che dei soldi, eccetera, non so se questa mia passione diventerà mai un lavoro. Io ci spero, però devo tenere in conto che è molto probabile che può non essere così, soprattutto in questo periodo di crisi profonda che la nostra società sta vivendo. Non ho ripensamenti, anzi, avrei voluto iniziare molto prima. Sono 40. Solo che, appunto, non essendo una cosa molto accettata, ho dovuto rimandare. Però non ho ripensamenti. Se potessi tornare indietro, inizierei prima. Ok. Inizierei decisamente molto prima. Perfetto. Allora, ancora, vediamo un po'. Allora, intanto dice Charlie, dice ti fa onore questo realismo, spero che vada per il meglio. Grazie Charlie. Poi, hai già un'idea di quanti volumi Light the Universe, mi sto incartando, farai? Sì. Li hai No, no, non sapevo. programmati o decidere man mano senza un progetto preciso? Non c'è un progetto preciso dietro Light Universe, nel senso che a parte che la scienza e l'astronomia vanno sempre in progresso, in continuo progresso, eccetera, quindi non ci sarà una fine. Ci saranno capitoli sempre monotematici, quello sì, ma non c'è una fine, non c'è un termine ultimo. Ed è forse questa la parte più bella e più difficile di questo progetto, perché appunto. Non avendo una fine, non so quando, fino a che punto riuscirò a continuarlo. Però io spero che continui a lungo, quello sì. Invece altri progetti, invece sì, hanno un canovaccio. Rispetto a Light Universe, altri progetti hanno un canovaccio, per esempio quello in cui c'è Arashi, stavo pensando di fare un volume, 7 volumi di 3 capitoli ciascuno più uno extra, quindi ha un canovaccio, cioè ha una base, mentre Light Universe no, non ha questa fortuna, sfortuna. Quando c'è un tema particolare che voglio affrontare o che vedo che il pubblico vuole approfondimenti, lo prendo e me lo studio e ci faccio il capitolo. Allora, questa è una domanda, diciamo, che va fuori da quello che, da quello, diciamo, dalle domande che ti è voluto fare. Ma se qualcuno volesse acquistare le tue opere? Mi potete contattare in privato e io cercherò di inviarvi fumetti con il piegolibro, oppure da poco ho aperto Redbubble, che praticamente è una piattaforma che permette di vendere oggetti con i miei disegni sopra. Io ricavo una percentuale e il sito si occupa però della spedizione, della creazione dei gadget e così via. Ok, dunque,
Com'è? A questo punto anche come ti possono contattare? Se lasciate i miei link in descrizione potete contattarmi Instagram, Facebook, volendo vi posso anche passare la mia email. Ve la scrivo qua. Fai. Ti conviene metterla nella chat direttamente. Super. Ok. Ah, che l'hai messa direttamente nel disegno. Cosa dovevo fare? Dai, ci sta. Va bene, l'hai messa che. Dunque, ragazzi, se siete interessati alle opere di Carla, Offrite sapere anche le qua. commissioni, quindi se volete disegni su richiesta anche quelli ci sono. Tanto Alex ti fa i complimenti, dice che sei bravissima. Dunque, Grazie. ragazzi, adesso che si avvicina anche la Pasqua, no? Volete fare un regalo a un amico o un'amica? Potete contattare Carla. Spedizioni 24 ore, giusto? No, ma è pieno di libro. Poi adesso con la zona arancione non so nemmeno come sarà le poste. Carla la bibliotecaria. Sto scherzando, Alex. Magari almeno così avrei dei soldi. Tanto Charlie sta mettendo i tuoi link di quello link.e Linktr. link.e Praticamente ti permette di mettere tutti i link che ti servono. Lì sì. c'è anche un canale Telegram in cui spero prima o poi di mettere altre news a parte la live di oggi. E insomma, dai che ho quasi finito l'incastrazione, se riesco magari entro oggi. Perfetto, come vedi, Charlie è sempre sul pezzo, lui ormai fa quasi di mestiere, fa il moderatore, anche su canali più grandi di questo, molto più grandi. Comunque, meno male che c'è Charlie. Daniela, ecco, adesso l'ha corretto. Cosa fai se ti entra un piccione nelle Cosa? ascelle? Le cazzate di Dani, sono le cazzate di Dani. Charlie, non fare niente, lascia così Danila, lascia così. Non devi né mutare né cancellare né nulla, perché tanto sono Mi cose vogliono normali. bene anche per questo. È una cosa più che normale, questa che sta succedendo. E dal vivo è anche peggio. Uff. Dani. Non è, no, lei non è ubriaca, è sempre così. Allora. Tanto adesso stai cominciando ad aggiungere il colore. Adesso finisco i capelli e poi sì, passo al colore, anche se in teoria prima di passare al colore faccio un'altra cosa, ossia ripulire le linee, Ok. però non c'è tempo adesso, quindi passerò direttamente al colore perché è un po' tardi e io sono lenta come non so che cosa. L'ho Ah. detto, la fase che meno sopporto nel disegno è l'inchiostrazione, Charlie, l'avevo detto. da te piccione si fica anche altro. Qui piccione è piccione. Stai tranquillo. Correzioni al volo. No, vabbè, questa non è ancora la correzione, è l'ultima parte. Danira si è ripresa un attimo. Dunque, dice: ci sono corsi che vorresti frequentare? Beh, io avrei voluto fare la scuola internazionale, no, non la scuola internazionale, la scuola di comics a Firenze, che adesso si è staccata ed è The Sin. Mi sarebbe molto piaciuto fare quel corso. In linea generale mi piacerebbe anche fare il corso qui a Cagliari con Massimo Dall'Oglio, le Dani e gli altri membri del gruppo classe, perché comunque sono artisti che ammiro, che mi hanno anche dato qualche consiglio e che li ringrazio anche. In linea generale, comunque, sarebbe bello anche fare solo dei workshop con anche altri artisti più importanti, tipo anche, che ne so, Emanuele Tenderini, Lia Cavallini, oppure anche stranieri come Art Jam. Art Jam è bellissimo, è bravissimo, ha uno stile completamente diverso dal mio perché tende a
Diciamo a renderizzare i disegni. Perché però è un mostro di bravura. Poi ci sono anche altri artisti che adesso non mi viene il nome, però sono bravissimi per gli sketch, per il bianco e nero, dove io pecco moltissimo, perché tendo appunto a preferire colore. Però imparare anche il bianco e nero, come si usano i rettini, anche la scuola di manga school, com'era l'altra? Non mi viene il termine. Ce ne sono tantissime. Il punto è che mancano i soldi, quindi vai di autodidatta. Che non è un male, però a un certo punto lo senti anche tu che hai bisogno di, non dico un maestro, ma almeno un mentore, qualcuno che ti dia una guida, delle scadenze, eccetera. Perché io sono brava a rispettare le scadenze, ma non riesco a impormele, a parte quando ci sono le fiere. Allora, invece, ti piacerebbe andare in Giappone a vedere lì come lavorano? Sì, tantissimo, tantissimo. Figurati che di recente un editore di una piccola, di un contest molto famoso che è il SMA, che è Silent Manga Audition, che praticamente è un contest in cui tu devi disegnare delle tavole di fumetto senza usare il testo, perché è aperto tutto il mondo e quindi dicono per ovviare a questa difficoltà linguistica nessuno scrive. Hanno pubblicato anche un link della struttura in cui i disegnatori vanno per lavorare, imparare, eccetera, ed è una struttura bellissima in mezzo al verde, è bellissima, cioè io mi sono innamorata. Intanto, Però sì. Charlie ha messo punto esclamativo, viaggi, qua non siamo da Tommaso, Charlie, hai sbagliato, lì ci devi lavorare domani. Poi, Daniela, la solita domanda demente, cosa fai se ti suona Pippo Baudo al citofono? Scendo e lo saluto, che devo Poi, fare? è tornato Carlo Brunetti, bentornato. Poi, Katsuya ti risponde per il riguardo al fatto di andare a vedere come lavorano i giapponesi, visto che lui è lì, in Giappone. Ti dice, a vedere la tratta degli schiavi, quindi. Allora, in effetti bisogna parlare un po' di questa cosa, perché in Giappone, se sei giapponese, è un macello, nel senso che ho un'altra conoscenza che lavora in Giappone. Mi ha fatto capire come per i giapponesi lavoro a qualsiasi livello è veramente a livelli non dico cioè, sì, malsani, per certi versi malsani, perché non hanno praticamente vita privata. Però se sei straniero e lavori lì, già un po' cambia, già un po' ti rispettano i tuoi ritmi, eccetera. Però sì, il lavoro in Giappone è molto, molto oneroso. Cioè, io non ci vivrei mai, però andare a vedere come funziona lì, sì. Guarda, Katsuya dice, ah, non sapevo che da straniero cambiasse. No, vabbè, io È lui. ripeto, questo me l'hanno detto delle persone che sono straniere, cioè sono italiane e lavorano lì con altri stranieri e anche con giapponesi. E mi hanno detto che i giapponesi lì dentro vedono che c'è veramente un altro tipo di stile di lavoro, anche di ritmo di lavoro. Poi, io non ci sono mai stata, quello che dico è quello che mi hanno riferito Sì, altre vabbè, persone. Katsuya dico, deve avermi scambiato per giapponese. Katsuya, vabbè, tu c'hai un po' quegli occhi un pochettino a mandorla, può essere. Poi. O magari sei un'azienda in cui sono quasi tutti giapponesi, quindi sei tu quello che si adegua. Cambia se sei Comunque straniera e lavori in funziona. un'azienda straniera, ma a quel punto non sei in Giappone. No, sei in Giappone, ma non lavori solo con giapponesi, lavori sì anche con gente tipo svedesi, tipo americani, No, cioè. lui dice, tu lavori in Giappone per un'azienda che non è giapponese. Dice, e da quel punto Ah. che. Ma dice pure le lingue, sì, puoi
puoi considerarti a livello lavorativo come se tu non fossi in Giappone. Cambia l'impostazione del lavoro. Faccio un po' da questo punto di vista da interprete, perché comunque seguendo Tommaso tramite YouTube nelle sue live, comunque, dove ci ha spiegato come vivere e lavorare in Giappone, le differenze tra noi e il Giappone, e dunque riesco a capire quello che Katsuya intende. Non sono schiavi, ma quasi, cioè, anzi, quando tu, più tu lavori o fai, diciamo, un po' finta di lavorare, perché molto spesso tu rimani a lavoro anche se hai finito. Cioè, questa mentalità che tu hai finito di fare il tuo lavoro, ma non puoi andare via dall'ufficio finché c'è ancora il capo. Cioè, che senso ha? Stai lì a non fare nulla perché tu devi rispettare questa gerarchia? Boh, vabbè. Comunque, adesso c'è una domanda di Lu19. Se ti interessasse disegnare anche per i videogiochi, magari come alternativa al fumetto. Sì, decisamente sì. Infatti, come stavo dicendo prima, uno dei progetti che avevo in mente probabilmente diventerà un otome, ossia uno di quei videogiochi in cui devi interagire con gli altri personaggi per arrivare alla fine o a più finali. Mi piacerebbe tantissimo. L'idea me l'hanno fatta venire in mente delle persone che avevano uno stand vicino al mio l'ultima volta che c'è stato Giocomics, perché loro erano del, adesso non mi ricordo il nome, scusate, loro si occupavano di videogiochi, non era la Games Academy, ma era qualcosa di vicino comunque a quell'ambito. E vedendo quello che facevo mi ha detto: sai che il tuo stile si presterebbe molto ai videogiochi? E non, da quel momento ho detto: non mi dispiacerebbe, anche perché il mondo videoludico ha una marcia in più, soprattutto negli ultimi tempi, rispetto al fumetto, perché tende ad essere molto più intrattenente e come dire, coinvolgente, nel senso che tu videogiocatore ti senti molto più protagonista delle avventure rispetto a un fumetto, che tu sei quasi onnisciente, mettiamo. Tanto Katsuya riguarda il discorso del lavoro in Giappone, dice, è un discorso molto lungo e complicato da affrontare, dunque lui la mette sull'ironia, ovviamente. Sì, è molto lungo. Intanto Carlo dice che il disegno sta diventando sempre più bello. Grazie. Intanto è entrato anche il buon DJ Evil in live, dunque alla fine della nostra live facciamo raidino. Okay. Se gli amici della chat sono tutti d'accordo, andiamo lì e lo trolliamo un pochettino, gli scriveremo tutti ciao Boomerone oppure ciao Bagai, a vostra discrezione, se siete d'accordo, eh. Esatto, Charlie. DJ Sonno. Tra l'altro, poi non per dire, cioè la live di Matteo la metto nel sottofondo perché poi dopo mi guardo la partita del Cagliari. Non ditelo a lui che si offende, eh? Anche perché si sta scaricando la batteria del telefono. Non puoi metterlo in carica. Il caricabatteria. Allora, io il cavo per caricare il telefono ce l'ho anche per PC, perché l'ho preso USB-C. E io gli faccio vedere al pubblico, tu non lo puoi vedere. E io stavo caricando questo, il Game & Watch della Nintendo. Adesso un pochettino lo mettiamo in carica. No. Ah, Charlie, ci sono già problemi tecnici da Matteo, comunque ce la prendiamo con calma. Ci dici tu, Charlie, quando parte? Comunque, questa fase qui, che sembra noiosa, molti la trovano noiosa, è la prima fase della colorazione, ossia quella di stendere i colori piatti. Come vedete ho un pennello pixelloso. Ok. Alcuni non lo usano, però è in questione anche di stile o anche di editori, però a me hanno consigliato di fare così, mi hanno insegnato così, quindi continuo così.
È una fase un po' noiosa, però incominci già a vedere il frutto, cioè come sta cambiando il tuo lavoro. Sì, vabbè, adesso già si vedono i colori li vedo meglio da Streamlabs, perché nell'altro schermo la definizione è un po' più schifosa. Comunque, Charlie mi dice se conosco il trucco per le vite infinite in Super Mario. Charlie, preferisco smadonnare ogni volta. E non so perché voglio avere la soddisfazione di smadonnare, la voglio. Allora, adesso stai colorando i pantaloni. Poi, dai, un'altra domanda te la faccio, no? Ah, ok. Ah, te la fa il pubblico invece, te la fa Sara. Dai, Sara vai. Hubble, domanda forse banale, che differenza c'è tra colori piatti e neri? Scusa, no, perché non ho detto neri, non lo so. Allora, i colori piatti, come stavo dicendo prima, sono la prima stesura del colore, perché io dopo aver finito questa fase andrò sopra a creare le ombre e le luci e tutte quelle, le atmosfere e gli effetti tipici del fumetto del colore finito, del lavoro finito. Quindi è solo una fase. Si chiamano piatti perché appunto non hanno sfumature, non hanno gradiente, dividono il diciamo il personaggio in maniera netta, le varie parti del personaggio in maniera molto netta. Invece poi la domanda te la faccio io. Allora, dove ti vedi o dove vorresti vederti fra 10 anni? Allora, iniziamo dalla parte più facile, ossia dove vorresti vederti fra 10 anni, che è quella molto più semplice. Vorrei vedermi con un lavoro appunto creativo, che può essere fumettista, può essere illustratore, può essere grafica, può anche essere un lavoro di aiuto rispetto a altri disegnatori, quindi magari anche un editor che segue le fasi, non mi dispiacerebbe. Sicuramente spero di avere una casa mia, e tutte quelle cose lì che adesso non ho, perché io non mi sento ancora indipendente, sto ancora con i miei, non ho un soldo in tasca, quindi spero almeno di avercelo fra 10 anni, anche perché sarebbe l'ora di spiccare il volo dal nido familiare, non so voi. Però la realtà è boh, boh, soprattutto di questi tempi, boh, io non so dove sarò fra 10 anni. Spero comunque almeno di uscire da casa, nel senso che io qui sto bene con la mia famiglia, eccetera, per fortuna, anche perché molti sto notando che non hanno questa mia stessa fortuna, anche chi ha questa mia stessa fortuna però sente il bisogno di avere i propri spazi, i propri ritmi e anche io lo sento, soprattutto dopo essere tornata da 2 anni di studio in Toscana. Però comunque sto bene, però devo spiccare il volo, non posso ancora continuare a stare con i miei. Quindi almeno quello fra 10 anni devo averlo, cioè vorrei averlo. Te lo auguro, te lo auguro. Poi, vabbè, l'ultima domanda la teniamo per fine live, perché tra quelle che mi Ok. hanno bruciato dagli aspetti della chat, quelle che diciamo sono riuscito a tenere in vita, l'ultima domanda che ha provato Charlie a bruciarmi la tengo io. La tengo io. Io non l'ho vista, quindi non so Comunque, qual è la prossima riferisco. volta che farò una chiacchierata in live con un ospite, se dovessi avere le domande pronte, come è successo questa volta, le girerò anche i moderatori. Faccio prima. Così Do almeno sanno che domanda non devono domande che non fare. ho scritto in grande, così domande che non dovete fare. Riguarda i piedi la domanda. Che cazzo sta dicendo Charlie? Charlie è in ansia da prestazione, secondo me, perché dopo c'è la live di DJ Bagai e deve andare lì a cagare il cazzo, sostanzialmente. Come fa sempre. Oh, c'è anche quello da fare, che scherzi. Ma
Diciamo che noi con DJ Evil scherziamo molto e lo prendiamo molto in giro. A volte ci manda a cagare direttamente. Però intanto ho appena scoperto che ho ricevuto, diciamo, ho raggiunto un obiettivo. L'obiettivo dice che adesso la gente sa chi sono, sostanzialmente. Si chiama così. Che è molto. Comunque, sono arrivato a 90 follower. Proprio, ringrazio tutti, ringrazio tutti. Ringrazio tutti quelli che si sono iscritti oggi al canale, tutti i nuovi follower. Spero di potervi portare nuovi contenuti a breve. Chi sei, Alastor? Non lo sai. È giusto, Alastor Z, prossimamente su Italia 2. Allora, Confant va bene, questa è la sua solita freddura. Lo so, Vincenzo, dice, volevo disegnare, ma ho desistito. Ho sentito che l'astuccio era pericoloso, molti ci hanno lasciato le Vabbè. penne. Dopo questa, vado a prendermi un cappotto. Ma di corsa anche. Il bot Antonio. Votantonio, No, è votantonio. bot, lui è un bot, dunque è bot Antonio. Bot Antonio. Dettagli, dettagli. Carlo, tornato anche Vincenzo. Vincenzo, ma visto che tu sei moderatore dall'altra parte, come va il bagai? È partito? Vincenzo, guarda che la mia connessione va che una meraviglia. E Charlie dice che vuoi, che vuole, dice, vogliamo la dedica sul disegno. Adesso ho fatto un errore perché ho preso la bacchetta magica con delle tarature sbagliate, quindi praticamente non mi ha preso benissimo tutti i bordi e la cosa mi dà fastidio. Infatti non li ha presi, neanche qui si vede. Questi sono errori, vedete qui. I pixel rossi sono errori, meno male che me ne sono accorta. Tanto Katsuya sta mandando nella chat del suo canale le battute di Antonio. Giustamente. E infatti, Charlie, io ripeto, il problema se c'è è causato da stesso. Qui Streamlabs sta lavorando che è una meraviglia. Perché comunque io posso dire che vado a 30 fps. E la velocità è quasi a 2000 kilobyte, anzi sono superato i 2000 kilobyte secondo. Dunque, meglio di così. Questo computer non andava così veloce da quando ho deciso di buttare questo computer. Da quando ho deciso di cambiare computer, questo computer nella live è cominciato a funzionare molto meglio. Ha sentito la lontananza la discarica, quindi ha detto no, no, mi devo muovere. Alastor è amico dei francesi, non si dice Danira. Uno, Invece non sono amico dei francesi. Mi stava anche sul cazzo studiare francese a scuola, perché facevo due lingue, alle medie soprattutto. Poi, sassaresi non li conto. Io a Sassari esisteva un tempo per me solamente il Decathlon, adesso c'è anche a Cagliari, non me ne sbatto più un cavolo con i Sassari. Esatto, sai, il computer ha avuto paura, ma infatti questo computer. Quando mi arriva il nuovo, che ce l'ho dal tecnico perché me lo sta finendo di sistemare, questo computer finirà sotto il televisore collegato per vedere Disney Plus in streaming, visto che su Sky non me l'ho messo ancora l'applicazione, per vedere gli anime in streaming, come sto già facendo, visto che sto seguendo Naruto, e lo devo finire. Secondo me esiste un insulto peggiore. Franciarese, aiuto, che brutto insulto. Insomma, è meglio non farci nemici. Il picca baguette è bellissimo. Il picca baguette è bellissimo. Katsuya, stai prendendo
nota dei possibili incroci tra quelli della nazione con la F e i sassaresi per fare gli insulti? Tanto Shinjuku e Malafare non se la prende che di Olbia. Poi comunque adesso ci Comunque. sarebbe la fase delle ombre e delle luci. Ma perché si sta dissociando Kazuya? Non capisco. Però vai, vai. Praticamente si può fare questa fase in due modi. C'è chi usa un solo colore per fare le ombre e le mette in un livello a parte in stile multiplica, oppure chi fa le ombre per ogni parte del corpo. Dato che comunque siamo un po' in ritardo, io userò quello unico livello, un solo colore per tutto, perché sennò a domani, finiamo domani. Esatto, vabbè. Comunque, frettano, dai. Abbiamo sforato solo i 12 minuti, eh. Ma sono tanti. Rispetto all'orario abbiamo detto. Ma guarda, è più che normale. Ma a me è successo di fare una live e siamo arrivati cazzeggiando e ridendo a 3 ore. Dunque. Infatti, i capelli molto LGBT, dice Charlie. Multicolore. Beh, deve rappresentare la luce, quindi. L'arcobaleno. Allora, adesso aggiungi quest'ultimo dettaglio e ci siamo, di E fatto. più o meno sì, perché le ombre, poi ci sono le luci, ma sono poche. E poi io ti farò in chiusura l'ultima domanda. Ok. Che ce l'ho, è lì. Comunque, anche Ludiciano dice: bella, i capelli sono la parte più bella. Piacciono tantissimo i capelli, hanno colpito, ma anche gli occhi, dai, con la doppia tonalità. Mica male. La domanda è: il personaggio è così con senza naso? È il cibi, allora Il adesso ti cibi? faccio vedere. Sì, vabbè, nei Funko Pop solitamente il naso è minuscolo. No, È giusto allora un punto. dipende, ci sono cibi in cui non c'è il naso e cibi in cui c'è il naso. Meglio se lo apro su Clip. Questo è il character design di Luce, come vedi nella sua forma normale c'era il naso, nella sua forma cibi invece no. Ah, ok. E ci vi anche Krillin dice. Beh, in effetti Krillin rimane piccoletto senza naso. Ci sta Ci Charlie, in sta, ci effetti ci sta, sta. ci sta. Probabilmente l'autore di Dragon Ball si è ispirato al cibi quando ha fatto Krillin. Akira Toriyama, adesso non mi veniva il nome. Mi è venuto adesso. Scusate, accendo un secondo tutto il resto delle luci. Ok. Così vedete la mia stupenda cucina dietro. Dovrei accenderla anch'io la luce? Ogni tanto entra mia mamma, la luce! Me la dimentico. No, qui l'ultima volta è entrata proprio mia madre, me l'ha sottolata a fianco. Oh, se non so se c'è il giorno in live. La clip ha girato parecchio quella clip, mi hanno sputtanato io di dove. Vabbè, capita. Esatto, la clip Charlie, la clip bastardo. Che l'ha fatta lui la clip, tra l'altro. Il moderatore che mi sputtana così. È giusto, sono cose da fare. Vabbè, sto cercando di fare una reputazione. E Ma la alla fine. reputazione può essere anche brutta, cioè non per forza deve essere positiva, anche tua. Grazie, grazie. Cioè, Charlie, ti sto difendendo, maledetto. Vabbè. Vedi, ecco, un bel disegno. Prossima volta ti mandiamo la foto di Kazuya. Ci fai la Kazuya in versione chibi. Ecco, la mette. Bastardo, quella sta mettendo. Sta postando la clip a livello scini. Bastardissimo. Sei un bastardo. E lo banno. TG. Ah, ok. Il Bagai sta facendo il TG malvagio. TG malvagio, what? Sì, perché lui anche io sono Evil Alastor, lui DJ Evil, Evil. Poi alla fine il vero cattivo sono io, pronto. Charlie dice Carla.
Carla dice che devi guardarla poi la clip. Cazzo Sì, dice tu la, me l'ha la passata. che Carla, cazzo dice che la versione chibi è comunque più alta di lui, dice Kazuya. Ce n'è Cioè, contando buona. che lui è più basso di me di 1 cm, da quello che mi ricordo. Dunque, io potrei guardare Kazuya dall'alto verso il basso, seppur di 1 cm. E dighi, tu, nano. Wow, grandi cose. Per lui, a differenza mia, lui c'ha il ciuffo, io non ce l'ho. Ha il ciuffo più famoso di Nakano. Ma puoi fare anche te il ciuffo, eh. Anche se Dove? non credo. Anche se Ma credo non ti dove? starebbe. No, ma soprattutto dove lo faccio? Che io se faccio allungare i capelli mi si arricciano, dunque meglio di no. Ah, ecco. Questa è la minaccia che mi sta minacciando, peso. Difensa tua, una cintura nera di karate. Però tu non sai che un sardo gira sempre col coltello in tasca. Oia, oia, oia. La rissa, vogliamo la rissa, il Rissa, rissa. sangue, il sangue. Allora, Charlie, Charlie sono a ridere. Nella fase di ombre e luci, comunque, come vedete, se si usa il metodo di moltiplica con un solo colore, il colore dà già un'atmosfera al disegno. Infatti, io sto usando un colore sul celestino e sta dando tutta un'atmosfera molto fredda. Infatti, molto probabilmente poi la cambio e la metto un po' più vivace. Perché io preferisco i colori caldi, sinceramente. Ascolta, allora, a parte sì, lui, Kazuya dice che era convinto che noi sardi girassimo col maialetto in tasca. Diciamo la verità, usando una vecchia battuta di un gruppo comico sardo, che noi sardi ci teniamo sempre un pezzo di maialetto in bocca, perché ogni tanto ce lo ruminiamo, perché da freddo è anche più buono. Va bene, poi, vabbè, poi dico che nell'altra tasca abbiamo la pecora. Carlo, si dice, stanno giocando sui luoghi comuni. Questo canale ce l'ho sempre, l'ho impostato sui luoghi comuni della Sardegna apposta. In ogni caso, il grasso in maiale brucia bene, basta lo zippo. Esattamente. Esattamente. E io zippo ne ho di là. Dunque, quando volete. Adesso mi sta venendo voglia di fare un pezzo di maialetto arrosto, porco Sto cane. facendo venire fame anche a me, Anche adesso. ragazzi. Basta. Cioè, cos'è sta cosa? Basta. Vabbè, Antonio, questa è la vecchia. Qual è l'animale che non va mai a dormire? Il maialetto. Vecchia, è vecchia. Oddio, non l'avevo ancora sentita. Cos'è? Mi dissocio. Troppo fredda. Charlie diceva, se l'anonima sequestri sarda è più potente della Yakuza. Un tempo lo era, secondo me, un tempo lo era. Adesso non ce n'è più. È rimasto solo Mesina in giro, che è qualcuno che non si trova più. Chissà come mai. Vabbè, vecchia scuola lui. Parliamo, In teoria dovrei fare. parliamone, dice Kazuya. Va bene. Dai, cosa manca? In teoria mancherebbe un'altra parte di ombre perché mettere più ombre aumenta diciamo, la tridimensionalità del disegno. Però vado direttamente di luci e così possiamo chiudere, anche Ok, e perché poi come te l'ho è un po' chiesto, tardi. poi come giustamente come ha chiesto prima Charlie, la dedica ci vuole. Ovviamente. E poi, ok, Kazuya dice parliamone sfida al pachinko. Riguarda, vabbè. Però chi, Kazuya, chi perde offre da bere? Qui ormai, se Kazuya è d'accordo. Quando vado in Giappone ci sfidiamo al pachinko, poi chi perde offre un giro. Tanto non ho mai giocato a pachinko, non so mai come si giocherebbe. Ah, cioè, vuoi andare a giocare a un gioco che non sai come si fa? Ma qui non si Oh. gioca a pachinko. Chi perde offre il mignolo. No, no, no. Va bene che il mignolo è un dito, se non sei un pianista è un dito quasi inutile, però no. No, il mignolo serve, raga. Cioè, quando giochi, hai idea di quanto serve un mignolo quando giochi? Dipende dai giochi, dipende dai giochi.
Parlo di quelli di mouse e tastiera. Ah, quelli sì. No. Quelli servono. Proprio. Il Kazuya ormai lui è amico della Yakuza, per quello. Molti amici. Lui gioca il pachinko truccato, dove vince sempre. Quando sfida gli altri. Facile così. Ok. Conosco almeno 234 usi del minion. Molti non li posso scrivere. Dice Charlie. Charlie, fai da bravo. Fai da bravo, anche tu. Ti devi autocensurare. Mi tocca dire a Carlo di bannare Charlie. Il moderatore è bannato. No, scherzi a parte. Comunque. Più o meno stiamo finendo. Ok. Sto facendo più veloce che posso, anche perché sono lenta. Io l'ho detto, la fase dell'incastrazione è la fase più lenta per me. Ok. Adesso faccio un attimo la sfumatura. Scusate. Sfumatura sul colpi di luce sui capelli. A vedere se ne dai uno più grande. Dai, però è uscita una figata, dai. Non sarà perfetto come vorresti, però è uscito davvero no, bene. No, non è perfetto e non lo sarà mai, però... Pazienza. Ok, grazie Kazuya per essere passato. Se rimani 2 minuti chiudiamo la live, che abbiamo finito di fatto. Vabbè, dai. Dislessia, portami via. Sì, guarda, lascia stare, io in italiano sono di separati anni luce, non ce la posso. Ecco qua. Fare. Allora, ci siamo? Sì. Adesso, esci dalla condivisione dello schermo. Ok. E io ti riporto dove ospite. Se Google mi dà una mano, grazie Google. Eccoti qua. Allora, adesso sei in penombra, ma ti si vede. Ringrazio tutti quelli che... Accendo un attimo la luce. Ah, tranquilla, ti vedono. Ringrazio tutti per essere stati qua. Ringrazio la chat per le tante domande. Soprattutto l'ultima domanda, veloce, telegrafica, rispondi. Anime e o manga preferito? Ma l'abbiamo già detto 3000 volte. Ripetilo. Keroro e Fairy Tail sono gli anime e manga preferiti. Ok. Dunque, io ringrazio tutti, grazie ai nuovi follower, grazie agli abbonati, grazie Kazuya per esserti abbonato, grazie a chi... non si vede, ok, così meglio, grazie a chi ha donato bits, ci vediamo a questo punto settimana prossima per un'altra live o per altre live, esatto, guardate, come dice Ciani, guardatevi la clip. Seguitemi su Instagram, c'è il canale dell'Info Live, c'è Tellonim, se volete farmi domande a cazzo. E adesso facciamo un bel raidino a DJ Evil. Ok. Allora, cominciamo. Right. Grazie a tutti. Grazie per la compagnia e le domande. Seguitemi sui social. Grazie ancora. Sì. Ok, stiamo per andare. Ciao a tutti. Ciao!